Pensavo, mentre stamattina venivo qui, pensavo che ci vorrebbero delle parole sagge di fronte a questi eventi e quando ci si trova anche a pensare, ad analizzare questi eventi. Allora, ho visto quello che ha detto la senatrice Segre, Liliana Segre, e lei ha detto: in giornate come queste, TV e giornali ci riportano a qualcosa che non avremmo mai immaginato in Europa. Così vicino a noi, sentire il rombo di cannoni, case distrutte, persone che muoiono. E quindi effettivamente ho pensato, anche lei nella sua saggezza e nella sua esperienza, come posso dire, esprime parole di grande preoccupazione, di grande sconforto. Ecco, vi dico quella che è diciamo, la ragione di una mia consolazione, tra virgolette. Il fatto che questo incontro sia stato organizzato da nostre studentesse. Questo è per noi veramente un grande motivo di consolazione, cioè a pensare che loro hanno ideato questo incontro e quindi hanno colto come di fatto la conoscenza possa essere un antidoto formidabile nei confronti della violenza e nei confronti anche della guerra. Ecco, credo che questo sia importante. Che lo sentiamo, che sentiamo che studiare, conoscere, approfondire la conoscenza della realtà può aiutarci a sconfiggere diciamo queste forze oscure, ecco, queste forze che vorrebbero riportarci in una dimensione di guerra, appunto riportare la guerra in Europa, come diceva giustamente la senatrice Segre. Bene, non voglio rubare altro tempo ai lavori di questa mattinata, quindi auguro a tutti e a tutte buon lavoro. Buongiorno, benvenuti a tutti e a tutte. Innanzitutto vorrei ringraziare la professoressa Anna Maria Contini, presidente del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, che ci ha permesso di organizzare l'evento. Il professor Alberto Merloni, che si è reso da subito disponibile ed operativo e senza il quale non saremmo mai riusciti a godere della partecipazione degli esperti presenti oggi. Vorrei poi ringraziare il professor Federico Ruozzi, che con la sua presenza costante ci ha permesso di coordinare i lavori. Io oggi vorrei iniziare questo incontro con una riflessione che potrebbe sembrare scontata, ma credo che oggi sia più attuale che mai. Noi oggi siamo qui. Siamo qui con i nostri amici, con i nostri compagni, con i nostri professori. Siamo all'interno di una struttura solida e siamo qui ad ascoltare i nostri esperti, parlarci di quello che sta accadendo senza aver paura che da un momento all'altro ci possa crollare la terra sotto i piedi. La mattina noi ci svegliamo, possiamo decidere cosa indossare, qual è il colore dei capelli che preferiamo e che credo religioso professare e chiamare. Siamo padroni di noi stessi e dei nostri pensieri. Siamo liberi di esprimerci, liberi di fare e liberi di vivere. Siamo talmente abituati a vivere una vita libera da imposizioni che non ci rendiamo conto di quanto sia delicato il filo su cui la libertà appoggia. Immaginatevi nelle vostre case. Sono le 4:30 della mattina. Il sole non è ancora tramontato, ma una luce più abbagliante disturba il vostro sonno. Le sirene della città iniziano a suonare, le bombe iniziano ad esplodere. I militari ad invadere la vostra terra. Voi non avete nessuna colpa, vi trovate solo nel luogo sbagliato, al momento sbagliato. In questi giorni, io, così come credo tutti voi, ho avuto modo di riflettere. Ho riflettuto e mi sono sentita in colpa. Mi sento in colpa perché io sono libera di continuare a vivere così come ho sempre fatto, e qualcuno invece non lo è. Sono le 4:30 quando in Ucraina Putin dichiara iniziata la guerra. Guerra. Una parola che non ci aspettavamo davvero di sentire all'interno del panorama europeo. Da quel momento, quanti di voi hanno iniziato a seguire le trasmissioni televisive sull'argomento? Quanti di voi cercano di dimenarsi tra le diverse innumerevoli informazioni che ci giungono ogni giorno? Quanti di voi sono confusi? Quanti vorrebbero vederci più chiaro? Senza dubbio, oggi ci troviamo di fronte ad una realtà europea del tutto nuova, ad un momento storico che sta riscrivendo i confini geopolitici del nostro continente.
Ritengo che in un periodo come questo, in cui i mezzi di comunicazione sono alla ricerca di sensazionalismo e in cui abbiamo un'evidente difficoltà a scindere le informazioni faziose da quelle neutrali, è molto importante che gli studenti, ma che semplicemente le persone, possano avere un confronto, possano confrontarsi con figure esperte sul tema che ci possono aiutare a comprendere le motivazioni del conflitto e riflettere su quali saranno le conseguenze per tutti noi. È proprio da questa riflessione che nasce l'idea che ci ha portato qui oggi. Non possiamo far molto per fermare la guerra, ma possiamo fare molto per non alimentarla. Lascio la parola alla mia collega. Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Mi accodo anche io alla scia di ringraziamenti di oggi. In primis alla nostra direttrice di dipartimento, Anna Maria Contini, al professor Melloni e al professor Ruozzi, senza i quali non saremmo mai riusciti nella buona organizzazione di questo evento. Ringrazio anche la nostra collega rappresentante Laura Brignone, rappresentante degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Ci tengo inoltre a ringraziare gli ospiti di oggi per aver dato la disponibilità a dare il loro prezioso contributo. Quando il 24 febbraio abbiamo sentito la notizia dell'invasione russa sui territori dell'Ucraina, come studenti, ma in particolare come giovani, abbiamo avvertito paura mista a incredulità. Noi giovani europei non sappiamo cosa sia una guerra. Siamo cresciuti nel periodo più pacifico per l'Europa. Non sappiamo la sensazione che si prova quando si sente sparare o quando esplodono bombe. Non sappiamo cosa sia vedere vite che muoiono sotto i nostri occhi. Leggere e vedere sui nostri media tutto questo nel giro di pochissimo tempo e con la consapevolezza che ciò accada a 2500 chilometri da noi ci sta facendo molto riflettere sui perché del nostro tempo. Alla scuola primaria e secondaria di primo grado abbiamo studiato la storia avendo come sottofondo il coro delle nostre insegnanti che sottolineavano la sua importanza affinché gli errori del passato non vengano più ripetuti. Poi siamo cresciuti, abbiamo frequentato le scuole superiori, talvolta l'università, e abbiamo capito che la nostra realtà è complessissima, iperconnessa, liquida. Abbiamo capito che il mondo non è bianco o nero, che non possiamo fare una distinzione tra buoni e cattivi, perché ognuno agisce in base ai propri interessi, valori e credenze, i quali sono plurimi e molteplici. Ma sempre con il coro delle e degli insegnanti che ci ripetevano all'unisono affinché non accada più. È coerente. La cultura europea ha stabilito alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'obiettivo della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale. È con questi scopi che il discorso di Robert Schuman del 9 maggio del 1950 ha aperto verso una nuova epoca europea ed è così che si sono concretizzati nel Trattato di Maastricht del 1993, tuttora in vigore. La società si è adeguata a partire dalle scuole. Ancora oggi, come futuri insegnanti, educatori e pedagogisti, insegniamo nei luoghi di formazione a costruire le conoscenze a partire dallo scambio costruttivo di idee, a cooperare, a esplicitare le proprie emozioni e a chiedere scusa se è scappata qualche parola brutta di troppo. Di contro, siamo cresciuti contemporaneamente anche nell'era del quinto potere, che ci espone ad una liberissima fruizione di informazioni e di scambi comunicativi, ma è essa stessa esposta all'influenza della massa. Pertanto l'attenzione dei media cambia a seconda degli interessi più alla moda e penso che ciò ci abbia abituato a conoscere la geopolitica come una questione lontana dal nostro vissuto. È così che abbiamo percepito il conflitto del 2014, tra le tante cause di quell'attuale, come qualcosa lontano da noi. Il 24 febbraio 2022, però, tutti i valori a cui siamo stati educati sono stati messi in discussione. Ci siamo ritrovati improvvisamente disorientati, confusi e impauriti. Abbiamo iniziato a sentire parole come invasione, guerra fratricida, resistenza, terza guerra mondiale. Parole che prospettano uno scenario tutt'altro che rassicurante. L'attuale attenzione mediatica è stata di colpo spostata dal Covid
alla guerra russo-ucraina. I continui aggiornamenti quotidiani non fanno altro che aumentare le difficoltà di scindere le informazioni neutrale da quelle faziose. Queste considerazioni ci hanno quindi spinto al bisogno di chiedere alla nostra direzione dipartimentale una discussione, un dialogo chiaro e senza filtri sulle cause del conflitto e sui possibili scenari futuri. Ma lascio quindi la parola sulla scia di queste considerazioni alla dottoressa Mariana Napolitano, che ha studiato presso l'Università di Napoli l'Orientale e a Bologna. È dottoranda del corso di dottorato in scienze umanistiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con una tesi su storia e politica del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, il caso dell'Ucraina. Allora, buongiorno a tutti e grazie. E grazie alle studentesse soprattutto per questa iniziativa. Quello che proverò a fare io in questo mio breve intervento è un'introduzione a quella che è la storia dell'Ucraina e per quale motivo parliamo di una memoria contesa della Russia, comunque di un territorio la cui identità è appunto un'identità contesa. L'Ucraina è stato il processo il prodotto di processi di contingenze che si sono verificate prevalentemente nel Novecento. E in questo senso si può dire che l'esperienza sovietica è stata l'officina che ha composto questo soggetto geopolitico che conosciamo come Ucraina. In seguito all'Unione di Dublino del 1569 e alla determinazione del Commonwealth polacco, le terre meridionali abitate dagli slavi orientali ortodossi appartenenti alla Lituania e che corrispondono a quella che in buona parte formano i territori dell'Ucraina odierna, si congiunsero alla Galizia, la parte nord-occidentale, anch'essa composta da ortodossi nell'ambito del Regno di Polonia. Questa formazione delle terre abitate da slavi ortodossi nel contesto polacco coincise anche appunto con un processo di trasformazione della Moscovia in uno stato che aveva un carattere imperiale e costituì la fine dell'universo medievale della Rus di Kiev. Lungo queste fratture si configurò un conflitto che era di carattere geopolitico che indusse alla secessione delle terre più orientali abitate dai cosacchi, che erano rimaste fedeli all'ortodossia e che dapprima si allearono con la Moscovia nel 1654 e poi vennero assorbiti dallo Stato russo, che estese i suoi possedimenti a ovest fino al Dnieper e alla città di Kiev. Quindi in questo periodo l'Ucraina della riva sinistra del fiume Dnieper entra nell'orbita russa. Negli ultimi decenni del XVIII secolo, dopo la conquista della Crimea, le regioni che affacciavano sul Mar Nero e sul Mar d'Azov vennero colonizzate dall'impero degli zar e nasceva la nuova Russia, corrispondente all'attuale Ucraina meridionale, con capitale Odessa, che era stata fondata nel Settecento. Ora, questa divisione territoriale configurava
anche una divisione nella configurazione del riconoscimento della nozione di Ucraina, nel senso che questi territori, i territori della riva destra furono assenti dalla nozione russa di Ucraina per buona parte dell'Ottocento. Per i russi, infatti, l'Ucraina era quella della riva sinistra, che era stata assorbita dall'impero, sarebbe stata assorbita dall'impero nel 1667, in seguito alla fine della guerra russo-polacca. L'impatto della Grande Guerra e degli eventi rivoluzionari del 1917 in Russia sul quadrante ucraino condussero alla proclamazione di due formazioni statali: la Repubblica Popolare Ucraina, fondata a Kiev nel novembre del 1917 e definitivamente sbaragliata dall'Armata Rossa nel 1920, e la Repubblica Popolare dell'Ucraina Occidentale con capitale Leopoli. Lo Stato ucraino basato in Galizia, proclamato nel 18, fu liquidato dall'esercito polacco nel 19 e con la firma del Trattato di Riga nel 21, che metteva fine alla guerra russo-polacca, la Polonia, andavano la Galizia e gran parte della Volinia. La conseguenza più importante per la causa nazionale ucraina delle trasformazioni avvenute tra il 1917 e il 1921 fu la nascita di una Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina al momento della Costituzione nel 22 dell'URSS. Questa compagine statale organizzava il territorio sulla base di un principio nazionale che si identificava su base linguistica come criterio di definizione delle repubbliche che formavano l'Unione. Il potere bolscevico, quindi, oltre a connettere il principio nazionale al territorio, favoriva anche la formazione di una classe dirigente locale, la diffusione di una cultura nazionale. Questa linea politica venne interrotta da Stalin negli anni 30, quando furono lanciate campagne antinazionali nelle diverse repubbliche. Infatti, la scelta di Stalin alla frontiera occidentale dell'Unione Sovietica, quando così come si andava delineando alla fine della guerra, fu quella di favorire una maggiore omogeneità etnica dei territori. In particolare, da una parte, la Polonia doveva formarsi come uno stato nazionale più compatto di quello che si era stabilito tra le due guerre. E quindi l'Unione Sovietica e la Polonia si accordarono su uno scambio di popolazione definito secondo parametri nazionali. I polacchi della Galizia furono spostati in Polonia, mentre gli ucraini che vivevano in Polonia, soprattutto nella Galizia occidentale, furono trasferiti in Unione Sovietica. Queste deportazioni di popolazione ebbero l'obiettivo di sostenere il processo di costruzione delle nazioni. Infatti i sovietici portarono a compimento in Volinia e in Galizia quello che era il progetto di nazionalismo ucraino, ossia la ridefinizione etnica di quei territori nel senso della loro ucrainizzazione. L'obiettivo di Stalin era di ristabilire una frontiera etnografica tra Repubblica Sovietica e Ucraina. Questo processo assunse delle caratteristiche divergenti nelle diverse regioni, rispondendo a contesti geopolitici diversificati. A est, infatti, si caratterizzò per l'esclusione a vantaggio della Repubblica Russa dei territori abitati da una maggioranza etnica di ucraini e contemporaneamente per un'opzione volta a favorire una maggiore diversificazione nazionale, con l'ammissione di consistenti contingenti di popolazione etnicamente russa, oppure con la decisione nel 1918 da parte di Lenin di unire il Donbass all'Ucraina. A ovest invece vi fu la tendenza di un'ampia inclusione di territori nella Repubblica Ucraina, nonostante la loro composizione nazionale eterogenea, con il ricorso a operazioni di omogenizzazione etnica attraverso l'uso di scambi di popolazione, di deportazioni di minoranze verso i confini, verso gli stati confinanti. A complicare l'assemblaggio intervenne nel 1954
l'unificazione della Crimea all'Ucraina, che contraddiceva ogni considerazione di carattere nazionale, dato la composizione etnica della penisola, che allora era abitata prevalentemente dai russi. Al momento dell'indipendenza, quindi, l'Ucraina costituiva un agglomerato composito e diversificato al suo interno. Una prima frattura era appunto quella etnica-linguistica, tra una parte occidentale di chiara identità ucraina e un'altra orientale caratterizzata da una maggiore impronta russa. Insieme a questa divisione, nel territorio ucraino correvano altre fratture, e tra queste quella religiosa. In Ucraina, infatti, passa il limes tra cattolicesimo e ortodossia. La parte occidentale di lingua ucraina, infatti, è di confessione greco-cattolica, mentre la parte orientale russofona e di orientamento filorusso è di tradizione ortodossa. La presenza della Chiesa greco-cattolica è conseguente dell'Unione di Brest, con cui nel 1596 la metropolia di Kiev e Galizia entrò in comunione con la Chiesa cattolica, mantenendo il rito bizantino. Fu una Chiesa che soffrì molto delle persecuzioni durante il regime sovietico, nel secondo dopoguerra fu nel 1946 fu integrata nella Chiesa ortodossa russa, e soltanto nel clima della perestroica voluta da Gorbaciov uscì dalla clandestinità. Oltre a questa frattura tra cattolicesimo e ortodossia, l'Ucraina è anche terra di una divisione tra l'ortodossia stessa, all'interno dell'ortodossia stessa. A fianco della Chiesa ortodossa ucraina, da sempre legata al Patriarcato di Mosca, infatti, esistevano fino al 2018 altre due chiese ortodosse: la Chiesa ortodossa autocefala ucraina e la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev. La Chiesa ortodossa autocefala sorse nel clima rivoluzionario che portò l'Ucraina temporaneamente fuori dall'orbita russa. Fu un movimento ecclesiastico a carattere nazionale e si trasformò poi che portò alla costituzione di una vera e propria chiesa, che nell'ottobre del 1991 elesse patriarca uno dei leader di questo movimento, Vasily Liptovsky. Durante il periodo sovietico questa nuova chiesa fu liquidata e conobbe soltanto durante l'occupazione tedesca, fu parzialmente ricostituita, ma poi si dissolse completamente sopravvivendo soltanto nella diaspora. Fu ricostituita nel clima di intenso fervore nazionale che contraddistinse l'ultimo periodo della perestroica. Questo avvenne grazie alla sua gerarchia vissuta in America. Infatti nel 1989 il suo primate venne eletto patriarca al concilio locale del 1990. Per tentare di arginare questi tentativi di lotta per il riconoscimento di un'indipendenza religiosa, nel gennaio del 90 il Concilio dei Vescovi della Chiesa Ortodossa Russa adottò una risoluzione con cui l'esarcato ucraino e quindi le eparchie del Patriarcato di Mosca sul territorio ucraino ricevevano maggiore autonomia, ossia il diritto di istituire un proprio sinodo e quello di modificare la propria denominazione in Chiesa Ortodossa Ucraina, quindi assumeva autonomia in comunione con il Patriarcato di Mosca. In questo contesto però avvenne anche lo scisma che portò alla costituzione della terza Chiesa,
la Chiesa ortodossa del Patriarcato di Kiev, ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev, che avvenne per mano del metropolita Filarete, che nel 1991 aveva chiesto a Mosca il riconoscimento dell'autocefalia e in seguito al rifiuto da parte del Patriarcato di Mosca decise di unirsi a rappresentanti della Chiesa autocefala che non riconoscevano Mstislav come loro primate e ad altri rappresentanti della Chiesa ortodossa del Patriarcato. Ok, finisco questa parte perché sono le ultime battute e poi vi faccio vedere qualche cartina che riprende quello che dicevo all'inizio. Quindi si costituisce la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev su iniziativa di Filarete, di cui Filarete diventa patriarca nel 1995. Questo scisma in parte tra le due chiese, quella autocefala e quella del Patriarcato di Kiev, si ricompone nel dicembre del 2018 con il riconoscimento da parte del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli dell'autocefalia della chiesa, di una chiesa autocefala ucraina e che è comunque il risultato di un processo che negli anni, a partire appunto dall'indipendenza del paese, ha visto l'impegno sia dei rappresentanti delle chiese ucraine che del Patriarcato di Mosca, del Patriarcato Ecumenico, ma allo stesso tempo anche dei leader politici ucraini. Vi faccio rapidamente vedere le cartine che fanno riferimento a quello che dicevo precedentemente e ecco, questa è la configurazione dell'Ucraina tra la fine dell'Unione Sovietica e l'indipendenza, quindi nel 1922 questa era la conformazione del territorio. E queste in viola definiscono appunto i territori che si erano costituiti nel periodo 1917-1921, quindi la Repubblica Ucraina di Kiev e la Repubblica Popolare dell'Ucraina Occidentale, la parte nord-occidentale, nel 1918. Mentre nel 1954 abbiamo l'annessione della Crimea, e nel 39 l'annessione di questo territorio, che era appunto il territorio polacco. E in questo mi fermo e lascio a Cristina Stoklo che andrà avanti riprendendo appunto la questione prevalentemente appunto della divisione sia nazionale che delle chiese. La professoressa Cristina Stoklo è ordinaria di sociologia delle religioni e direttore del Dipartimento di Sociologia della University of Innsbruck. La sua ricerca si colloca tra sociologia politica, teoria sociale e sociologia delle religioni, con particolare attenzione alla Russia e al mondo ortodosso russo. Ha vinto un ERC e lo Start Prize per il progetto di ricerca Post-Secular Conflict Research Project, in cui ha esplorato l'ascesa dei fattori religiosi ultradossi
come punti di riferimento delle cosiddette culture wars, in particolare nelle teste religiose dei paesi post-sovietici. Bene, la ringrazio per questa gentile introduzione e ringrazio anche per l'iniziativa che mi sembra veramente molto importante. E capisco anche che c'è un grande bisogno di capire cosa sta dietro questo conflitto, che per chi non ha seguito le vicende, e penso la gran parte di voi non l'ha sentito come una cosa vicina negli ultimi anni, ed è veramente caduto dal cielo, è un po' piombato dal cielo con un peso enorme da una settimana, e ancora per il futuro ci sarà occupato. Io vorrei, dal punto di vista della mia ricerca sulla Chiesa Ortodossa Russa e relazioni tra Stato e Chiesa in Russia, spiegare un po' cosa sta dietro questo conflitto come conflitto di culture o religioni. Forse alcuni di voi si ricordano che il lunedì della settimana scorsa il presidente russo Vladimir Putin ha fatto un discorso che in pratica è stato una dichiarazione di guerra che poi ha cominciato 3 giorni dopo. E in questo discorso lui ha detto che l'Ucraina in realtà non dovrebbe essere uno stato sovrano, ma fa parte della Russia. E ha detto una cosa in più, ha detto che noi dobbiamo intervenire per salvare i nostri fratelli russi da una persecuzione religiosa. Allora, cos'è realmente che intendeva? Cos'è la storia dietro questa narrazione che, vi dico già direttamente, è falsa? Allora, quello che è importante capire è che la Russia nel periodo post-sovietico ha fatto un percorso difficile di trovare una propria identità. È venuto a meno il comunismo, marxismo, leninismo come ideologia fondante dello Stato. Gli anni 90 erano anche un periodo di ricerca di una nuova identità culturale e politica. In questo periodo la Chiesa Ortodossa Russa ha fatto un passo avanti, ha detto: ma siamo noi la nuova base per questa identità culturale e politica, e l'ortodossia è la grande storia della Russia come un impero ortodosso cristiano. Poi anche, bisogna dire, un impero multireligioso, perché in Russia ci sono anche delle altre religioni come l'Islam, l'ebraismo e il buddismo, però prevalentemente l'identità fondata era questa ortodossa. Come ci ha appena spiegato Marianna, nel momento in cui si parla di un'identità ortodossa entra anche in prospettiva l'Ucraina, che è comunque un paese prevalentemente di fede ortodossa, e c'è questa convinzione che l'Ucraina faccia parte di questa entità della ortodossia russa. Queste allora sono idee fondanti che vanno indietro almeno 30 anni e sono stati portati avanti in un discorso religioso e anche politico. Però entrano nell'ideologia, diciamo, del Cremlino e anche nell'ideologia politica della Russia con più forza dal 2012. Perché dal 2012? Nel 2012 il presidente Vladimir Putin diventa presidente per la terza volta. Questo era un passo molto discusso, perché costituzionalmente un presidente dovrebbe avere solo 2 mandati e Putin i suoi 2 mandati li aveva esausti. Poi c'è stato una transizione in cui lui ha fatto un passo indietro, è diventato primo ministro, Medvedev è diventato presidente, e dopo 4 anni sono cambiati nuovamente i ruoli. A questo, alla popolazione, diciamo, urbana, cittadina di Mosca, soprattutto di Mosca e le grandi città, non stava bene. E nel dicembre del 2011 e l'inizio del 2012 ci sono stati dei grandi proteste sulle città delle città russe, che a volte sono anche state chiamate le proteste bianche, perché era pieno inverno. Queste proteste hanno spaventato molto Putin, il Cremlino, ma anche, bisogna dire, la Chiesa,
perché era veramente una sfida a questo potere che si stava in qualche modo spartendo questi ruoli dentro lo Stato. Questo nuovo mandato del presidente Vladimir Putin dal 2012, allora, è partito con una ideologia molto più dura, e lui si è basato su una idea di la Russia è un potere forte, conservatore, radicato nella tradizione ortodossa e nella salvaguardia dei valori tradizionali. Questa frase dei valori tradizionali che devono essere salvaguardati in Russia, ma anche dalla Russia nel resto del mondo, è diventato un pilastro portante ideologico del governo di Putin in questi ultimi anni. E questa idea di valori tradizionali, con cosa si intendono valori conservatori sui ruoli tradizionali della famiglia, la salvaguardia della vita, evidentemente l'opposizione a diritti per coppie omosessuali e per persone omosessuali, anche la salvaguardia dell'ortodossia rispetto a altre religioni che non erano liberi di esprimersi, soprattutto delle altre cristiane nel territorio. Allora, tutta questa questo progetto dei valori tradizionali era anche configurato come una serie di atti legislativi che tutto sommato hanno portato a una repressione della società civile nel nome dei valori tradizionali. Nel 2012 è stato passato una legge che vieta la lesione dei sentimenti religiosi. Questo è stato un modo di inibire anche espressioni artistiche e innovative espressioni nella sfera pubblica. Ricordate alcuni di voi forse questa manifestazione della punk rock group Pussy Riot, che poi sono stati condannati proprio su questa scia della lesione sui sentimenti religiosi. Ma anche altre leggi sono state fatte in nome dei valori tradizionali. La legge contro gli agenti stranieri, per esempio, che colpiva anche gruppi religiosi che erano attivi sul territorio. Una legge contro l'espressione dei come cosiddetti relazioni non tradizionali, comunemente la chiamiamo la anti-gay propaganda law, no? Che vietava espressioni di libertà di opinione, ma anche di uguaglianza sui diritti di gender, e rendeva impossibile organizzare per esempio una gay pride in Russia. Allora, siamo dal 2012 in una fase di una crescente pressione sulla società civile e anche sul mondo accademico intellettuale nel nome di una ideologia dei valori tradizionali che è stata in qualche modo sviluppata dentro la Chiesa e come una teologia politica portata dentro nella politica. Tutto questo, finora ho parlato solo della Russia e non dell'Ucraina, ma è importante capire cosa in qualche modo spinge l'aggressore in questa situazione. Quando l'Ucraina nel 2014 è stato davanti a questa scelta in realtà di scegliere un orientamento pro-europeo o astenere da questa scelta di firmare un accordo con l'Europa, vi ricordate bene, sono scoppiate le proteste del Maidan del 2014. E questo è stato un forte momento in cui l'Ucraina, le persone che erano lì a manifestare, hanno espresso la volontà di un orientamento del proprio paese verso l'Unione Europea. Il Maidan ha portato a poi una serie di elezioni che tutto sommato hanno consolidato lo stato dell'Ucraina su questa strada, diciamo, pro-europea, però hanno lasciato un grande punto lacerato, e questo era il Donbass, queste erano queste due regioni nel sud-est del paese che erano stati occupati dalla Russia e dove comunque nel 2014 c'è stato,
c'è stata sempre una guerra. L'Ucraina, spesso oggi sentite forse anche dire, questa guerra da noi in realtà ha cominciato nel 2014 ed è questo a cui si riferiscono. E io nel 2019 sono stata a Lviv e a Kiev appena prima della pandemia, che poi dopo non è più stato possibile viaggiare, e vi posso dire che questa identità di un paese in guerra era molto vivo. Nelle chiese, ma anche nelle piazze, le bandiere ucraine erano visibili ovunque, ma anche le immagini dei soldati morti o delle persone che erano morti in questi atti sul Maidan. Il paese si sentiva già in guerra e si stava anche chiudendo su questa identità nazionale intorno a questa esperienza. Questi avvenimenti del 2014 però hanno anche avuto un'influenza sull'atteggiamento russo verso l'Ucraina e anche dentro la Chiesa. Dal 2014 c'è stato un inasprimento delle opinioni russi contro l'Ucraina, che vedevano sempre più l'Ucraina come un paese di estremismo, di russofobia, e di un pensiero tra bianco e nero, una forte divisione. Dentro la Chiesa questo, come me, come sociologa del mondo ortodosso, era visibile. Però devo anche dire che il patriarca stesso non era a capo di un estremismo ortodosso o anti-ucraino. Per niente, quando Putin ha annunciato l'annessione della Crimea nel 2014, per esempio, il patriarca di Mosca non era presente nella sala, perché si capiva che lui comunque si rendeva conto che facendo parte, prendendo troppo la parte dell'aggressore, avrebbe scosso i fedeli della Chiesa ortodossa russa residenti in Ucraina. Come Marianna ha appena spiegato, tanti ucraini ortodossi comunque facevano e tuttora fanno parte della Chiesa ortodossa russa e il loro patriarca è a Mosca. Perciò dal 2014 c'è stato in qualche modo la ricerca di un balance e un estremismo ortodosso e anche un fondamentalismo ortodosso esisteva, era nutrito, era concentrato anche con chi si rispecchiava con questa lotta nel Donbass. C'erano varie preti che magari anche benedivano le armi che applicate in questo conflitto, però io devo dire che dal 2014 al 2018 avevamo l'impressione di un certo equilibrio. Il riconoscimento della Chiesa ortodossa dell'Ucraina da parte del patriarcato ecumenico di Costantinopoli, allora la creazione della Chiesa ucraina, ha portato a un inasprimento e una rottura che ci ha portato fino a oggi. Nel 2018, come ha anche spiegato Marianna, il patriarca di Mosca ha detto: voi siete scismatici, noi non riconosciamo questa nuova entità ecclesiastica. Invece tante altre chiese ortodosse nel mondo hanno riconosciuto questa nuova entità ecclesiastica, la Chiesa ortodossa dell'Ucraina, e lì in qualche modo c'è rimasto una spaccatura dentro il paese, di cui parlerò ora fra un minuto, ma anche dentro il patriarcato di Mosca. Da quel momento in poi, questo adesso lo vedo più chiaro guardando indietro dai fatti di oggi, ha portato a galla un estremismo ortodosso, anche un certo fondamentalismo che pensavamo fosse di minoranza, che invece adesso vediamo è diventato proprio ideologia portante anche della Chiesa oggi, del patriarcato a Mosca oggi. Allora, adesso voglio andare in due direzioni. Uno è, parliamo un altro po' di cosa succede adesso in questo conflitto con le religioni e con le chiese in Ucraina, e poi vorrei parlare anche un po' del fatto cosa
perde la Russia con questo atto di aggressione che ha fatto. L'attacco è avvenuto giovedì. Il patriarca di Mosca non si è espresso chiaramente fino a domenica, quando poi ha fatto una dichiarazione abbastanza nebulosa sulla pace e sulla necessità di evitare una guerra fratricida. Il metropolita Onufri, che è il metropolita della Chiesa ucraina, che però fa parte del patriarcato di Mosca, questo metropolita ha la sua sede a Kiev, lui ha detto molto chiaro: il primo giorno questa è un'aggressione, questa è una guerra, bisogna fare pace, bisogna non farci dividere, bisogna sostenere il governo dell'Ucraina e anche le nostre forze armate. Allora lui ha trovato parole molto chiare e ha ribadito questo messaggio poi la domenica, in cui ha detto anche, ha implicato, ha chiesto al patriarca di Mosca, che è il suo patriarca, bisogna ricordare, di dire una parola gerarchica, dice, dire una parola gerarchica a fermare questa guerra. In qualche modo rivolgersi a Vladimir Putin. Queste parole sono cadute nel vuoto e vediamo gli effetti nei ultimi giorni. Allora, oggi è venerdì. È da lunedì, martedì, che vediamo che varie diocesi in Ucraina, che fino prima del conflitto si definivano come parte della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca, hanno annunciato che loro non nomineranno più il nome del Patriarca Kirill nella liturgia. Questo in pratica significa che non si rispecchiano più, non si identificano più con questa Chiesa ortodossa russa, col patriarcato di Mosca. È stata una cascata. Io sto seguendo su Twitter, ogni volta che arriva un'altra diocesi su Twitter, in qualche modo giro, sono già 7 di queste diocesi che hanno fatto questo passo. Allora, la Chiesa ortodossa russa del patriarcato di Mosca sta perdendo l'Ucraina, e questo è molto chiaro. E invece è una guerra che è partito per dire noi li dobbiamo portare, diciamo, dentro nuovamente, i fedeli fanno le loro scelte e i preti fanno le loro scelte. Allora, questo è un punto che secondo me è importante anche capire, che l'altra cosa che voglio portare in qualche modo forse anche raccontarvi, e dentro la Chiesa ortodossa russa la questione non è così chiara. Lunedì è apparso su internet una petizione da oggi a 273 preti e anche vescovi russi in Russia contro questo conflitto, contro la guerra. Questo nel panorama russo, come ho spiegato prima, che è comunque uno di una forte repressione sulla società civile e sull'espressione libera, è già, diciamo, si può dire è un segno che qualcuno alza la voce. Però bisogna anche dire che questa petizione segue le indicazioni date su quale parole usare, no? Non usa la parola invasione, non usa la parola guerra, nel senso stanno molto cauti e parlano una calamità che affligge i nostri due paesi, ma c'è una chiara causa per questa calamità e questa responsabilità non viene nominata. Comunque, allora c'è stato un protesto, cioè tuttora un protesto da dentro la Chiesa contro la guerra in Russia. Il patriarca ieri sera ha emesso una lettera in cui invita le parrocchie a fare una preghiera per quanto riguarda la pace di questa guerra. E questo testo, che io ritengo autentico perché è stato pubblicato sul sito del Patriarcato, è veramente una dichiarazione molto chiara. Il Patriarca si schiera con Putin e con questo ragionamento di Putin di una guerra religiosa. Ve lo leggo in inglese perché l'ho trovato in inglese, però poi ve lo traduco.
forbid to the foreign nations who aspire war and fight against Holy Rus, trample down their plans. Lui dice, allora, preghiamo che i nazioni stranieri saranno banditi, quelli, coloro che lottano contro la Santa Russia. Allora che lui invoca questo concetto della Santa Russia come una unità che, come ha spiegato Maria, ideologicamente include l'Ucraina, è veramente molto molto grave, e lascia, allora il patriarcato ha lasciato questo sentiero di una balance, come è scritto prima nel 2014, che non si voleva tanto schierare, nel 2022 lo vediamo pienamente sul lato. Lo vediamo pienamente sul lato della politica di Vladimir Putin. Allora, adesso voglio finire con parlare cos'è realmente strano di questo passo che ha fatto la Russia con questo attacco. All'inizio del mio discorso ho parlato dei valori tradizionali che Vladimir Putin ha fatto il centro del suo governo. Non solo in Russia, ma anche nelle politiche estere, Putin si è presentato come un leader conservatore, illiberale, uno che difende i valori cristiani nel mondo, l'ha fatto in Siria, l'intervenzione in Siria è stato anche giustificato come un intervento a favore dei cristiani nel Medio Oriente, ma chi di voi ha seguito ogni tanto le notizie avrà anche notato che pure nei paesi europei c'erano dei leader politici, anche qui in Italia, che guardavano con un occhio favorevole a Putin come un grande leader conservatore, uno che ancora salvaguardia la sovranità nazionale, non come l'Unione Europea che magari cerca di indebolirla. Allora, Putin aveva acquisito in questi ultimi 10 anni un potere simbolico, un soft power nella politica estera considerevole. A partire anche da Donald Trump, che l'ha lodato, no? Che ha detto che è una persona intelligente, a partire da tanti leader europei che sono andato a trovarlo, che l'hanno invitato. Allora, indubitamente la Russia aveva acquisito questo un potere strategico, simbolico. La cosa che lascia perplessa a me è che c'è stata una scelta politica di perdere tutto questo potere strategico, simbolico, per un potere territoriale impossibile da ottenere. E noi adesso vediamo come va questa guerra, che probabilmente non va come se l'aspettavano, e le sanzioni che sono arrivati che colpiranno durissimamente la Russia. Allora, è stato davvero, io che ho studiato questa regione per più di 15 anni, è stato, non me l'aspettavo, e non conosco nessuno nella nostra comunità di ricercatori che realmente se l'aspettava questo passo di un attacco motivato anche con una narrazione storica e religiosa di un taglio veramente estremo. Dico di nuovo, quello che lui ha detto non è nuovo, l'abbiamo letto nei vari think tank a Mosca che esistevano, sapevamo che c'erano certi gruppi anche intellettuali che cucinavano queste idee di una grande Russia, di una ricreazione della Holy Rus. Però è un po' come con un estremismo che uno osserva anche nelle nostre società, uno pensa che questi sono quei pochi e sono lì. Allora, sentire Vladimir Putin quel lunedì, sentire queste parole dalla bocca del presidente era veramente spaventosa. E vederla adesso diventato una causa per una guerra è una cosa terribile.
Allora, anch'io lascio lì le parole a chi mi segue con un grande senso di sconforto e sconmento. Siamo in una situazione veramente terribile e anche, direi, dopo 30 anni, dopo la fine dell'Unione Sovietica, 30 anni che abbiamo visto in una chiave anche ottimista, fiduciosa, in un momento tragico a vederci davanti a questa situazione. Allora, la ringrazio. Il generale Giuseppe Cucchi oggi, purtroppo per motivi personali, non può essere qui con noi. Ne farà le veci il nostro professor Ruozzi, che leggerà un breve testo che appunto il generale ha affidato a lui. Vorrei comunque introdurre brevemente la figura del generale, perché ovviamente a noi dispiace molto che non è stato possibile essere presente qui. E il generale Giuseppe Cucchi è stato direttore del Centro Militare di Studi Strategici e fino al 1999 è stato consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri durante il primo governo Prodi e il primo governo D'Alema. In seguito è stato rappresentante militare italiano della rappresentanza italiana presso la NATO. Nel maggio del 2006 è stato nominato consigliere del Ministro della Difesa Arturo Parisi e nel 2007 direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. È direttore dell'Osservatorio Scenari Strategici e di Sicurezza del Centro delle Ricerche Nomisma di Bologna. Dal 2019 è membro del Comitato Scientifico della rivista di Geopolitica East-West. Lascio la parola al professor Ruozzi. Leggo quindi il testo breve che ha preparato il generale Cucchi. Nel commentare una qualsiasi situazione internazionale, la condizione ideale sarebbe quella dell'osservatore spassionato, che prende in esame unicamente i fatti, formula le ipotesi e tira le conclusioni seguendo solo il sentiero della ragione ed evitando accuratamente di soggiacere ad ogni possibile distorsione indotta dal sentimento. Una condizione ideale che purtroppo è però impossibile conseguire in un caso come quello della recentissima invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe. All'approdo ad un simile risultato si oppone infatti in primo luogo il risentimento verso Putin, con una impudenza da tiranno asiatico dei secoli bui, sta non soltanto cercando di imporre con le armi la propria volontà ad un riluttante Stato sovrano, ma arriva addirittura a rischiare, con un'arroganza spinta ben oltre il limite della accettabilità, di trascinare buona parte del mondo in uno scontro che sta assumendo sempre più le caratteristiche di una terza guerra mondiale. Buona parte del nostro turbamento ha invece origine da motivi interni, vale a dire dall'essere costretti a constatare come nel corso dei decenni ormai trascorsi dalla caduta del muro di Berlino nessuno di noi abbia saputo immedesimarsi nella mentalità della Russia, o perlomeno in quella del suo attuale zar, al punto tale da riuscire a comprendere quali processi degenerativi fossero in corso e cosa vi sarebbe stato da attendersi ad una scadenza relativamente breve. Il fenomeno non è affatto nuovo, considerato come anche il dissolvimento del Patto di Varsavia e successivamente dell'Unione Sovietica non fossero stati ai loro tempi previsti da alcuno delle centinaia di istituti di studio e delle migliaia di cosiddetti sovietologi che si dedicavano con continuità a questo tipo di studi. Curiosamente o assurdamente, scegliete voi l'avverbio che preferite, soltanto un grande scrittore, Le Carré, si è azzardato a fare previsioni in tal senso in La Casa Russia, che rimane tra l'altro una delle sue opere più belle. Quel fallimento, in ogni caso, avrebbe perlomeno dovuto far risuonare in noi un campanello d'allarme, convincendoci che sarebbe stato meglio tentare strade diverse da quelle seguite sino ad allora, per comprendere il paradigma di un mondo che, pur somigliando al nostro in molti aspetti, rimaneva invece ben distante non solo dalla realtà dell'Occidente,
ma anche dalla nostra interpretazione di quanto progressivamente avveniva all'interno delle sue frontiere. Si è trattato, fra l'altro, di un rifiuto portato avanti con una tale arrogante continuità che per decenni, pur accettandoli fra di noi, noi abbiamo continuato a considerare grandemente esagerate, se non assurde, le paure dei paesi europei ex comunisti, ed in particolare quelle delle tre repubbliche baltiche, che ammonivano sulla possibilità di un ritorno offensivo della Russia, che poi in realtà è progressivamente avvenuto, prima con episodi isolati, come l'occupazione della Transnistria, sottratta alla Moldavia dalla 14ª armata del generale Lebed, poi con gli scontri in Georgia, conclusisi con il riconoscimento di Ossetia ed Abkhazia, ed infine, in un accelerato crescendo, con l'annessione della Crimea, il sostegno ai ribelli del Donbass ed infine la feroce guerra aperta all'Ucraina, che è storia attuale. I baltici, insomma, avevano perfettamente ragione, ma noi lo abbiamo capito soltanto adesso, vale a dire con un ritardo per tantissimi aspetti irrecuperabile. Si tratta di un vero peccato, perché il prendere coscienza di una situazione, nonché dei pericoli insiti in una sua progressivo incancrenirsi, ci avrebbe potuto indurre a seguire nei riguardi della Santa Madre Russia politiche ben diverse da quelle che hanno caratterizzato in questi ultimi 30 anni il blocco occidentale e soprattutto, per lui, i suoi due maggiori esponenti, vale a dire la NATO, che è il suo braccio armato, e gli Stati Uniti, condizionante ed a volte anche ingombrante socio di maggioranza dell'intero insieme. Vi sono infatti stati più di 10 anni dalla caduta del muro nel 1989 sino all'ascesa al potere del presidente Putin nel 2002, in cui una politica della mano tesa avrebbe potuto avvicinare considerevolmente la Russia all'Occidente o addirittura permettere il suo ingresso fra le grandi democrazie. Noi invece ci siamo mossi in senso esattamente contrario, cercando unicamente di recuperare quanto prima possibile e da nostro esclusivo vantaggio ciò che rimaneva di utile fra le macerie della casa crollata, favorendo la nascita di un capitalismo russo che per prima cosa ha depredato il proprio paese e non curandoci dei risentimenti che il nostro comportamento poteva creare in uno stato di forte ed antico orgoglio storico. Il colpo di grazia ad ogni possibilità di serena ed amichevole cooperazione lo hanno certamente dato le premature corse verso l'est delle nostre due maggiori istituzioni collettive, NATO ed UE. Ma molto probabilmente adesso si è associato, anche da un certo momento in poi, un desiderio di rivalsa, di vedersi cioè riconosciuto un posto nel mondo che la Russia riteneva le spettasse di diritto e che gli altri invece non apparivano disposti a concederle. Nulla scusa certamente il modo in cui Putin ha deciso di reagire. In quello che il presidente russo ha fatto sino ad ora ed in quello che potrebbe fare domani, vi è materia più che sufficiente per un nuovo processo di Norimberga. Il suo comportamento è stato tra l'altro tale da far nascere in molti osservatori l'idea che troppi anni di potere assoluto e solitario abbiano potuto finire con l'incidere sulla sua sanità mentale. Comunque stiano le cose, però, a noi rimane da chiederci a questo punto che cosa diavolo possiamo fare per uscire da questa situazione e come dovremo comportarci se e quando ne saremo finalmente usciti. Si tratta di un quesito particolarmente importante per noi europei, destinati a scontare pesantemente in questa circostanza tutta una serie di nostre imprevidenze che ci hanno portato ad affrontare questa situazione difficile ancora politicamente divisi, privi di una difesa comune e realmente consistente, carenti sul piano dell'approvvigionamento energetico e con delle economie destinate a patire anch'esse moltissimo di qualsiasi misura restrittiva che verrà imposta alla Russia in questo campo. Oltretutto, e questo è di certo il maggiore degli svantaggi, se gli scontri dovessero estendersi, ciò avverrebbe sul nostro territorio molto prima che su quello americano o quello russo. Per il momento la strada della fermezza e dell'unità dell'Occidente rimane certamente la migliore e forse l'unica che si possa ragionevolmente percorrere. Se si guarda ad una scadenza più lontana, ad una fase in cui anche questa crisi si sarà conclusa e sarà divenuta storia, si apre però per noi un intero, ampio ventaglio di punti interrogativi a cui occorrerà dare risposta. Il primo fra essi consisterà certamente nel chiedersi come operare per evitare che Mosca
torni di nuovo ad agire, dopo un eventuale periodo di recupero, con la crudele spregiudicatezza della Unione Sovietica di un tempo, o con la noncurante, spietata ambizione che Putin sta evidenziando attualmente. E forse a quel punto apparirà chiaro come il contenzioso potrà chiudersi o divenire irrilevante solo nel momento in cui anche la Russia potrà essere a tutti gli effetti una di noi. Manteniamoci quindi duri, anzi durissimi, sino a quando ciò risulterà indispensabile, ma prepariamoci anche nel contempo ad offrire una pace giusta, che sia accettabile per il vinto oltre che per il vincitore. Non lo abbiamo fatto alla fine della Prima Guerra Mondiale, non lo abbiamo fatto al termine della Seconda, lo abbiamo accuratamente evitato allorché si è conclusa la Guerra Fredda. Tutti errori che abbiamo duramente pagato. Tentiamo almeno adesso di non sbagliare per la quarta volta. Diamo la parola adesso al professor Andrea Gioia, professore ordinario di diritto internazionale dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 1992 al 1997 ha collaborato come esperto giuridico con il Ministero degli Affari Esteri italiano e in particolare è stato membro della delegazione italiana presso il Comitato Permanente sulla Responsabilità per Danno Nucleare dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, nonché presidente del comitato di redazione della conferenza diplomatica per l'adozione di un protocollo di emendamento alla Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per danno nucleare. Do la parola. Grazie. Mi sentite? Sì, sì. Bene. Innanzitutto mi scuso per non essere presente a Reggio Emilia, ma come ho spiegato alla rappresentante degli studenti che mi ha contattato, io vivo a Venezia e in questo periodo in particolare che tengo il corso di diritto internazionale presso l'Accademia Militare di Modena. Sono a Modena martedì e mercoledì e mi è un po' difficile tornare in altri giorni della settimana. Detto questo, ringrazio gli studenti per aver preso questa iniziativa e vorrei iniziare innanzitutto con una premessa. La premessa è questa. Il diritto internazionale, che è l'ordinamento giuridico della società degli stati, una società di stati sovrani, ha come sua funzione fondamentale, attraverso le sue norme giuridiche, quella di favorire la coesistenza tra gli stati. Un'altra funzione è anche quella di favorire la cooperazione tra gli stati, ma prima ancora della cooperazione si tratta di cercare di favorire la pacifica coesistenza degli stati. Quando dunque scoppia un conflitto armato tra due stati, siamo in presenza, in un certo senso, del fallimento del diritto internazionale, nel senso che la funzione primordiale di questo sistema giuridico si può dire che abbia fallito il suo scopo. E se questo è vero, allora ci si potrebbe chiedere se abbia senso cercare di valutare in termini giuridici un conflitto armato così grave come quello che è scoppiato da poco in Europa. C'è chi ha detto, per esempio, che la guerra è la fine, la contraddizione di ogni diritto. Quindi ha senso valutare una guerra in termini giuridici? La risposta è sì, se non altro perché il diritto internazionale, nonostante appunto di fronte ad un conflitto armato si può dire che abbia fallito nel suo obiettivo primario, ciò nonostante contiene delle norme che servono per valutare da un punto di vista giuridico
un conflitto armato. Sono in particolare due i punti di vista principali dai quali il diritto internazionale guarda ai conflitti armati. Il primo è quello più tradizionale, che qualcuno ha chiamato il diritto nella guerra, quello che una volta si chiamava il diritto bellico, il diritto internazionale di guerra, e che oggi si chiama, siamo nell'epoca degli eufemismi, il diritto internazionale dei conflitti armati o anche il diritto internazionale umanitario, ecco, perché il suo scopo è quello di proteggere, come vedremo, di regolare la condotta delle ostilità per evitare i peggiori effetti della guerra. Questa quindi è la prospettiva tradizionale, quella dello ius in bello, ma c'è anche un'altra prospettiva che invece è quella del diritto alla guerra, il cosiddetto ius ad bellum, cioè le norme internazionali che regolano la possibilità stessa per gli stati di ricorrere alla forza armata, quindi di muover guerra, ma più in generale di ricorrere alla forza armata nelle relazioni internazionali. Va detto subito che fino alla fine della Prima Guerra Mondiale l'unico punto di vista possibile era quello dello ius in bello, quello del diritto dei conflitti armati, il diritto bellico, perché fino a quest'epoca il fatto che uno Stato ricorresse alla forza o alla guerra nelle relazioni internazionali era considerato indifferente dal diritto internazionale, che si concentrava invece sull'aspetto della regolamentazione delle ostilità tra gli Stati. A partire però dal primo dopoguerra del secolo scorso e soprattutto poi con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite, che ha cristallizzato questo processo storico nel 1945, il diritto internazionale si è evoluto nel senso di limitare sempre più la possibilità per gli Stati di ricorrere alla forza armata. Quindi c'è stata una tendenza in un certo senso a moralizzare le relazioni internazionali, che si è tradotta nell'adozione della Carta delle Nazioni Unite, che enuncia quelli che sono oggi i principi fondamentali in questa materia. Io però vorrei iniziare nell'esaminare appunto l'ottica del diritto internazionale, vorrei esaminare con la prospettiva tradizionale, che è tuttora valida, ecco, nonostante ci sia oggi questa seconda prospettiva, che è quella del ius ad bellum, resta tuttora valida la prospettiva tradizionale, che è quella del ius in bello. Quindi il diritto internazionale bellico, o diritto internazionale di guerra, o diritto internazionale dei conflitti armati, o anche diritto internazionale umanitario, come oggi si dice, che come sanno molto bene, credo, non so se c'è qualcuno che sta seguendo questo seminario, le persone che sono coinvolte in quel benemerito movimento che è il movimento della Croce Rossa, che si occupa tra l'altro anche della diffusione del diritto internazionale umanitario. Quindi il diritto internazionale umanitario, che è contenuto in una serie di trattati, le convenzioni dell'AIA del 1907, le convenzioni di Ginevra del 1949 con i loro protocolli addizionali del 1977, che hanno un alto numero di stati parti, in particolare le convenzioni di Ginevra ne hanno circa 196, quelle del 49, mentre i due protocolli addizionali del 77 ne hanno un po' meno, ma sono pur sempre 174 e 169 stati rispettivamente, parti di questi due protocolli. Sia la Russia che l'Ucraina sono parti tanto delle convenzioni di Ginevra del 49 quanto dei protocolli addizionali del 77. In ogni caso queste regole sono regole di cui ormai si ammette generalmente la corrispondenza con il diritto internazionale consuetudinario, che vincola tutti gli stati. Ciò vale in particolare per le vecchie convenzioni dell'AIA del 1907, qualcuna delle quali è tuttora rilevante. Qual è la funzione del diritto internazionale di guerra? La funzione del diritto internazionale di guerra è quella di regolare la condotta delle ostilità
a scopi umanitari, quindi il diritto internazionale di guerra si occupa di definire chi sono i legittimi combattenti che possono partecipare alle ostilità, si occupa di stabilire quali sono i legittimi mezzi e metodi di combattimento, si occupa della protezione delle persone che sono fuori combattimento, quindi feriti, malati, naufraghi, delle forze armate belligeranti, i prigionieri di guerra e ovviamente, questo è l'aspetto che oggi, di cui oggi sente più parlare, delle persone non combattenti, quindi la popolazione civile e gli oggetti che servono alla popolazione civile. Il diritto di guerra regola anche le situazioni di occupazione bellica, l'istituto però che presuppone la fine delle ostilità attive nel territorio occupato che viene posto sotto il controllo effettivo della potenza occupante. Non siamo ancora a questo punto, almeno per quanto riguarda l'Ucraina nel suo complesso. C'è da dire però che in epoca moderna l'occupazione bellica viene spesso mascherata dalla potenza occupante che invece di costituire un governo di occupazione come dovrebbe fare in base al diritto internazionale di guerra, instaura un governo fantoccio, quindi un governo formalmente indipendente, ma in realtà del tutto dipendente dalla potenza occupante. Non è appunto questa ancora la situazione dell'Ucraina nel suo complesso, anche se mi sembra di capire che Putin vorrebbe arrivare a questo risultato, suppongo che si possa sostenere che questa sia già la situazione attuale delle sedicenti repubbliche secessioniste del Donbass. Del resto la Russia non è nuova a queste pratiche, basti pensare alle sedicenti repubbliche indipendenti dell'Abkhazia e dell'Ossetia meridionale in Georgia o a quella che è stata citata precedentemente della Transnistria in Moldavia. Dal punto di vista giuridico mi sembra interessante ricordare che proprio a proposito della Transnistria la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto, a partire da un'importante sentenza del 2004, che determinate violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo commesse in questa regione non fossero ascrivibili alla Moldavia, che ne ha perso il controllo effettivo, ma appunto alla Federazione Russa, considerando evidentemente gli organi della sedicente Repubblica indipendente della Transnistria come organi di fatto della Federazione Russa. Non so se avete sentito il nostro ministro degli esteri dire in televisione che la Russia è stata espulsa dal Consiglio d'Europa, che è l'organizzazione europea nell'ambito della quale è stata adottata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nell'ambito della quale funziona la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In realtà non è così, la Federazione Russa è stata sospesa dai suoi diritti di partecipazione al Consiglio del Consiglio d'Europa e all'Assemblea parlamentare, ma resta formalmente membro del Consiglio d'Europa e parte dei relativi trattati, compresa la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi non è detto che in futuro la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non venga investita da un individuo, da un gruppo di individui che subisce gravi violazioni dei diritti dell'uomo in questo contesto nei confronti della Federazione Russa per atti che sono in qualche modo imputabili alla Federazione Russa, anche se nel territorio delle sedicenti repubbliche indipendenti o anche nel territorio dell'Ucraina, perché la giurisprudenza recente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, su cui non ho tempo di soffermarmi ormai, è nel senso che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo si applica non solo nel territorio dello Stato, in questo caso la Federazione Russa, non solo nei territori occupati di fatto dallo Stato, come potrebbero essere le la Transnistria in passato e oggi le due repubbliche, o forse già dal 2014 le due repubbliche sedicenti indipendenti del Donbass, ma anche in altre situazioni in cui le forze armate dello Stato si trovano nel territorio di un altro Stato e gli individui sono in qualche modo in potere di queste forze armate. A parte comunque l'occupazione bellica e il ruolo che potrà avere eventualmente in futuro la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
tornando al diritto dei conflitti armati, la violazione di una qualsiasi norma del diritto di guerra costituisce ovviamente un illecito internazionale dello Stato autore e comporta la sua responsabilità internazionale. Questa comprende tra l'altro l'obbligo di riparazione, ivi compreso il risarcimento monetario di tutti i danni causati. Tuttavia noi sappiamo che la società internazionale è una società di stati sovrani, stati che non riconoscono sopra di sé nessuna autorità superiore, è una società priva di una struttura istituzionale che sia in grado di costringere uno stato autore di un illecito a far fronte alla sua responsabilità. Non è detto quindi che nel caso del conflitto russo-ucraino si arrivi a questo. Anche in passato la responsabilità internazionale per violazione del diritto bellico è stata spesso fatta valere alla fine della guerra e in maniera unilaterale dagli stati vincitori, cioè nei confronti dei vinti. Più efficace è invece un'altra garanzia del diritto internazionale di guerra. Le gravi violazioni del diritto internazionale di guerra costituiscono infatti dei crimini di guerra, una specie della categoria più generale dei crimini internazionali che comportano la possibilità di sottoporre gli individui che hanno materialmente commesso questi crimini alla giurisdizione penale nazionale o internazionale. Anche qui, in passato si è trattato spesso di una giustizia dei vincitori nei confronti dei vinti. Tuttavia, in epoca recente, la situazione sul piano internazionale è migliorata e dopo l'esperienza ormai cessata dei due tribunali internazionali ad hoc creati dalle Nazioni Unite per giudicare le persone accusate di crimini internazionali commessi rispettivamente nella ex Jugoslavia e in Ruanda, dal 2002 funziona all'AIA la Corte Penale Internazionale, un tribunale internazionale creato da un trattato che ha oggi un alto numero di stati parti, sono circa 123, e che ha giurisdizione sui crimini internazionali da chiunque commessi nel territorio degli stati parti e sui crimini ovunque commessi dai cittadini degli stati parti. Mancano all'appello degli stati parte dello Statuto della Corte Penale Internazionale alcuni stati importanti come gli Stati Uniti e la Cina e, per quanto qui interessa, anche la Russia e la stessa Ucraina. Tuttavia, anche uno stato non parte dello Statuto della Corte Penale Internazionale può, tramite una dichiarazione unilaterale, investire la Corte della giurisdizione sui crimini da chiunque commessi sul suo territorio. E l'Ucraina ha in effetti da tempo fatto questa dichiarazione per i crimini commessi sul suo territorio. Ci fu una prima dichiarazione che riguardava i crimini commessi dal 2013 al 2015, mi sembra, poi ce ne fu una seconda che invece si applica tuttora ai crimini commessi a partire dal 2014. Non c'è dubbio quindi che i crimini internazionali eventualmente commessi in territorio ucraino, laddove per territorio ucraino si intende quello situato entro i confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina, ivi compresi quindi i territori delle repubbliche secessioniste del Donbass, rientrino nella giurisdizione della Corte. Quindi sappiamo che avete sicuramente sentito in televisione, perché se ne è parlato in televisione, che il 28 febbraio il procuratore della Corte Penale Internazionale ha in effetti reso nota la sua decisione di aprire un'indagine sui crimini commessi in Ucraina, perché a suo giudizio esiste una base ragionevole per ritenere che crimini internazionali siano in fatto stati commessi. Il 2 marzo poi una successiva dichiarazione del procuratore ha informato che 39 stati parti dello Statuto, tra cui l'Italia, gli hanno formalmente chiesto di occuparsi dei crimini commessi in Ucraina. Questa richiesta, proveniente dagli Stati parti, consente al procuratore di iniziare subito un'indagine attiva, senza cioè chiedere, cosa che sarebbe altrimenti stata necessaria, l'autorizzazione a procedere da parte di una camera preliminare, una pre-trial chamber, della Corte Penale Internazionale. Il procuratore ha detto che la sua inchiesta riguarderà i crimini commessi in Ucraina
a partire dal 2013, quindi non soltanto quelli che possono essere commessi nel corso dell'attuale conflitto armato, ma anche i crimini che siano stati commessi eventualmente a partire dal 2013. La Corte Penale Internazionale infatti ha giurisdizione non solo nei confronti dei crimini di guerra, ma anche nei confronti dei crimini contro l'umanità che possono essere commessi tanto in tempo di guerra quanto in tempo di pace, cioè quando non c'è un vero e proprio conflitto armato all'interno di uno Stato. Ma teniamo presente per quanto riguarda il Donbass che comunque, se noi ammettiamo che quella è una situazione di occupazione bellica, quella è comunque una situazione in cui si applica il diritto internazionale di guerra fin dai tempi forse dell'occupazione del 2014, questa è una questione su cui non voglio entrare, e che le gravi violazioni del diritto dell'occupazione bellica sono a loro volta crimini di guerra. Va però sottolineato, per concludere questo discorso sul diritto di guerra, che il diritto internazionale di guerra è improntato al principio fondamentale dell'uguaglianza dei belligeranti. Da questo punto di vista, quindi, non è possibile e non è nemmeno utile distinguere tra chi ha usato la forza legittimamente e chi no, dal momento che lo scopo fondamentale del diritto di guerra è appunto uno scopo umanitario, tant'è vero che lo si chiama anche oggi diritto internazionale umanitario. L'idea di fondo è che entrambi i belligeranti debbano rispettarne le norme e in caso di violazione i criminali di guerra di entrambe le parti possano essere chiamati a risponderne in sede penale. Anche il procuratore della Corte Penale Internazionale ha opportunamente chiarito nella sua citata dichiarazione che sarà indagata la Commissione di Crimini Internazionali da qualsiasi parte del conflitto, in qualsiasi parte del territorio dell'Ucraina. Questa dunque è la prospettiva tradizionale e tuttora comunque valida del diritto internazionale, del diritto internazionale di guerra. C'è poi l'altra prospettiva, che è quella del jus ad bellum, che a partire dal, in particolare, c'era già stata una tendenza in questo senso nel periodo tra le due guerre mondiali del secolo scorso, ma a partire dall'articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, stabilisce un divieto generale per gli Stati di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di qualsiasi Stato o in qualsiasi altra maniera in contrasto con i principi delle Nazioni Unite. Un corollario di questo divieto è anche l'obbligo di soluzione pacifica delle controversie, sancito dallo stesso articolo 2, anche se al paragrafo 3, della Carta delle Nazioni Unite. Quindi abbiamo oggi un divieto generale di ricorrere non solo alla guerra in senso tecnico, visto che gli Stati spesso entrano in guerra dicendo che non sono in guerra, questo è uno dei paradossi del diritto, delle relazioni internazionali contemporanee, lo stesso Putin credo che non ammetta di trovarsi in una situazione di guerra, ma per fortuna il diritto internazionale è improntato al principio dell'effettività, ma comunque il paragrafo 2, l'articolo 2, paragrafo 4 della Carta dell'ONU non vieta solo la guerra, ma vieta in generale l'uso della forza armata contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di qualsiasi Stato. A meno che non ci sia un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che però in questi casi è normalmente paralizzato dal diritto di veto che, come sappiamo, spetta a cinque grandi potenze, tra cui la Federazione Russa, che quindi potrebbe, come ha di fatto già fatto anche in questa occasione, porre il veto all'adozione di una qualsiasi risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ma anche se non c'è un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, c'è un'unica eccezione a questo divieto dell'uso della forza, che è la legittima difesa. Ai sensi dell'articolo 51 della Carta dell'ONU, la legittima difesa individuale o collettiva è un diritto naturale, dice l'articolo 51, che spetta ad ogni Stato qualora sia vittima di un attacco armato.
In questo scenario normativo relativamente recente che gli Stati hanno creato nel 1945 con lo scopo in un certo senso di moralizzare le relazioni internazionali, non si può più parlare di uguaglianza delle parti in conflitto. In ogni conflitto, infatti, c'è necessariamente, da un lato, uno Stato che ha iniziato il conflitto in violazione del divieto dell'uso della forza e dall'altro uno Stato che si difende a titolo di legittima difesa. Inoltre la legittima difesa, come ho detto, può essere anche collettiva, e cioè giustificare non solo l'uso della forza, che in questo caso, secondo me, giustamente gli Stati occidentali hanno escluso, visto che ci troviamo di fronte ad una potenza nucleare, ma anche forme di assistenza economico-militare allo Stato vittima dell'illecito uso della forza, che non implichino quindi l'intervento armato sul campo da parte di altri Stati a fianco dello Stato che si difende. Naturalmente qui siamo di fronte appunto ancora una volta ai paradossi, non dico io del diritto internazionale, ma della società internazionale, delle relazioni internazionali che derivano appunto dal fatto che non c'è un superstato al di sopra degli stati sovrani che può costringere gli stati sovrani a rispettare il diritto internazionale. Il paradosso delle relazioni internazionali è che ci sono esempi molto numerosi di conflitti armati in cui entrambe le parti del conflitto negano di aver usato per primi la forza e si giustificano invocando la legittima difesa. E non è detto, anzi è piuttosto improbabile, che si arrivi prima o poi ad una valutazione imparziale da parte di un tribunale internazionale, perché i tribunali internazionali non hanno una giurisdizione obbligatoria nei confronti degli Stati, hanno giurisdizione nei confronti degli Stati che hanno accettato la loro giurisdizione. Nel caso di specie mi sembra significativo che il presidente russo, in quel cupo discorso del 24 febbraio in cui ha annunciato l'invasione dell'Ucraina, abbia definito l'intervento armato russo come un'operazione speciale condotta a richiesta delle sedicenti repubbliche indipendenti del Donbass, riconosciute come tali dalla Russia, e giustificata dalla legittima difesa. Ha citato espressamente l'articolo 51, il paragrafo 7 della Carta delle Nazioni Unite. Suppongo si riferisse al concetto di legittima difesa collettiva, per cui di fianco alle repubbliche secessioniste che hanno richiesto l'aiuto della Russia, la Russia svolge questa operazione speciale per reagire, non si sa bene a che cosa, appunto su questo punto tornerò tra poco. Questa situazione paradossale però non impedisce agli stati terzi e alla stessa opinione pubblica internazionale di prendere posizione sulla fondatezza delle pretese contrapposte da parte dei due stati in conflitto. Anche a questo, infatti, dovrebbe servire il diritto internazionale. E invero dove stava l'attacco armato contro il quale l'articolo 51 della Carta dell'ONU avrebbe consentito alla Russia di reagire a titolo di legittima difesa? In realtà, a ben vedere, lo stesso presidente russo non ha fatto riferimento ad un attacco armato, ma un preteso genocidio della popolazione russa che sarebbe stato commesso dall'Ucraina, in particolare, mi pare di capire, nelle zone delle due sedicenti repubbliche secessioniste, ancora sotto il controllo dell'Ucraina. Ora, non c'è dubbio che il genocidio, che è costituito dalla commissione di una serie di atti criminali finalizzati alla distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, sia una grave violazione del diritto internazionale. Non c'è dubbio, ma è certo che esso non costituisce un attacco armato che giustifica una reazione armata a titolo di legittima difesa. La Carta dell'ONU non ammette l'uso della forza armata per reagire ad atti di genocidio e più in generale a gravi violazioni dei diritti umani, se non eventualmente su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che però in questo caso non c'è. Inoltre, visto che qui si parla di presunti atti di genocidio,
e che l'accusa russa è contestata dall'Ucraina, va ricordato che sia la Russia che l'Ucraina sono entrambe parti della Convenzione dell'ONU del 1948 sulla repressione e la prevenzione del genocidio e che questa convenzione prevede, in caso di controversia tra due stati parti sull'applicazione o l'interpretazione della stessa, che ciascuno di essi possa rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia, che è un organo dell'ONU competente a risolvere le controversie tra stati. Ciascuno di essi può rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia per ottenere una decisione imparziale. Sarebbe stata questa la strada da percorrere da parte della Russia se avesse seriamente avuto l'intenzione di accusare l'Ucraina di genocidio, non quella dell'uso della forza armata. È stata invece paradossalmente l'Ucraina che, per contestare le accuse russe, ha iniziato un procedimento dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia in data 27 febbraio, quindi pochi giorni fa. Anche se ci vorrà del tempo, avremo dunque probabilmente un pronunciamento imparziale della Corte Internazionale di Giustizia sul punto se effettivamente, come dice la Russia, la Ucraina abbia commesso degli atti di genocidio nei confronti dei russi o delle persone di religione ortodossa o di un gruppo protetto dalla Convenzione di Genocidio, e che abbia in qualche modo, almeno sul piano politico, provocato l'intervento armato russo. Ma sul piano giuridico, appunto, l'intervento armato russo non può essere giustificato da accuse di genocidio più o meno fondate, rivolte nei confronti dell'Ucraina. Ma torniamo agli Ius ad Bellum. Se dunque la Russia non può invocare la legittima difesa come causa di giustificazione, non c'è dubbio che essa abbia violato il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali di cui l'articolo 2, paragrafo 4 della Carta dell'ONU. E questa non è la mia opinione soltanto, ma è l'opinione della società internazionale nel suo insieme, che come sapete ha preso posizione in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un organo in cui siedono i rappresentanti dei governi di tutti gli stati membri dell'ONU, che sono ben 193, quasi tutti gli stati esistenti, sono membri delle Nazioni Unite. Ebbene, il 2 marzo, in occasione di una sessione speciale convocata a questo scopo, l'Assemblea Generale ha adottato una risoluzione intitolata «Aggressione contro l'Ucraina», in cui appunto si deplora nei termini più forti l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina in violazione dell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta dell'ONU. La risoluzione, la cui adozione richiedeva la maggioranza di 2/3, è stata adottata con 141 voti a favore, 5 contrari, oltre a Russia e Bielorussia, la Siria, che sappiamo bene perché è un amico della Russia, la Corea del Nord e l'Eritrea, con 35 astenuti, tra cui, come noto, la Cina, l'India e il Pakistan, oltre a una serie di altri stati africani che per motivi vari non se la sentono di condannare apertamente la Federazione Russa. Comunque abbiamo una risoluzione di un organo che bene o male rappresenta la comunità internazionale, che chiaramente enuncia, che chiaramente si pronuncia, nel senso che c'è stata qui una violazione del divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali. L'uso del termine aggressione, poi, che viene usato espressamente in questo testo, cosa che non avviene molto spesso in questo tipo di atti internazionali, è molto significativo, perché l'aggressione infatti non è una violazione minore del divieto dell'uso della forza, come potrebbe essere una scaramuccia di frontiera, ma una grave violazione di quel divieto, le cui conseguenze sono potenzialmente assai gravi, anche se nel diritto internazionale sappiamo che non sempre dalla potenza si arriva all'atto, per quelle caratteristiche tipiche in una società priva di struttura istituzionale, qual è la società internazionale. Dal lato, infatti, l'aggressione costituisce un illecito internazionale non solo nei confronti dello Stato che è direttamente vittima dell'aggressione, in questo caso l'Ucraina,
ma nei confronti della società internazionale nel suo insieme. Si tratta, come oggi si dice, di un illecito erga omnes, che legittima qualsiasi Stato a far valere la responsabilità internazionale dello Stato aggressore. Questo, secondo me, potrebbe anche legittimare, per chi le considera illegittime, le sanzioni che sono state adottate nei confronti della Russia. Sanzioni che, secondo me, sono già giustificabili oggi alla luce del concetto di legittima difesa collettiva, ma che, qualora dovessero durare nel tempo, e qualora quindi diventasse più dubbio la possibilità di giustificarle a titolo di legittima difesa collettiva, una volta che non fosse più in atto l'attacco armato russo, potrebbero continuare come reazione ad un illecito erga omnes. Ecco, questa è una questione ancora un po' controversa, perché c'è chi ritiene che le sanzioni siano legittime solo quando sono autorizzate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, però in una situazione in cui il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è bloccato dal veto dello Stato contro il quale si vuole procedere, a me sembra che una determinazione da parte dell'Assemblea Generale, che afferma chiaramente che questo è un atto di aggressione, sia già sufficiente a legittimare anche l'adozione di contromisure da parte della comunità internazionale nel suo insieme nei confronti dell'autore di questo grave illecito internazionale. Dall'altro lato però, e qui siamo più in un'ottica per il futuro secondo me, l'aggressione tende ormai a configurarsi a sua volta non solo come un illecito dello Stato, ma anche come un crimine internazionale che comporta la responsabilità penale individuale di chi lo ha commesso e dei suoi complici. Anche l'aggressione rientra infatti in linea di principio tra i crimini su cui la Corte Penale Internazionale ha giurisdizione. A differenza però dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio, cui ho accennato in precedenza, nel caso dell'aggressione la possibilità di perseguire penalmente gli autori del crimine, quindi il presidente Putin e i suoi complici, potremmo dire, mi sembra oggi abbastanza remota. Ho già detto che nella Russia e nell'Ucraina sono parti dello statuto della Corte Penale Internazionale e per quanto riguarda il crimine dell'aggressione, l'accettazione della giurisdizione della Corte da parte dell'Ucraina non è sufficiente a conferire alla Corte la giurisdizione sul crimine di aggressione. In teoria questo ostacolo potrebbe essere rimosso dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che può investire la Corte di giurisdizione sul crimine dell'aggressione, anche se questo è stato commesso sul territorio di uno Stato non parte dello Statuto o da un cittadino o da cittadini di uno Stato non parte dello Statuto. Ma appunto la Russia ha il diritto di veto in seno al Consiglio di Sicurezza, quindi mi sembra un po' improbabile pensare che sia il Consiglio di Sicurezza a rivolgersi alla Corte Penale Internazionale chiedendole di aprire un'indagine e quindi poi un procedimento nei confronti degli autori del crimine dell'aggressione, inteso come crimine individuale. Vorrei quindi concludere sottolineando che il diritto internazionale contemporaneo consente non solo alla Corte Penale Internazionale, ma ad ogni Stato a livello nazionale di esercitare una giurisdizione penale universale per i crimini internazionali, da chiunque e da dovunque commessi, quantomeno se la persona accusata del crimine si trova nel suo territorio. Quindi non si può escludere uno scenario in cui persone accusate di aver commesso crimini internazionali, qualora si trovino nel territorio di uno Stato che ha una normativa nazionale che gli consenta di fare ciò, vengano arrestati e sottoposti alla giurisdizione penale per crimini di guerra, anche se si tratta di crimini di guerra o contro l'umanità, anche se si tratta di crimini commessi nel territorio di un altro Stato, anche se si tratta di un cittadino di un altro Stato. Tuttavia il diritto internazionale qui non obbliga nessuno a fare nulla, quindi per poter esercitare quella che è una facoltà che il diritto internazionale attribuisce agli Stati, quella di esercitare la giurisdizione penale universale nei confronti degli autori
o delle persone accusate di crimini internazionali ovunque e da chiunque commessi, questa facoltà non è qualcosa che si possa applicare direttamente all'interno degli Stati, è necessaria una normativa nazionale che consenta agli organi statali di esercitare questa giurisdizione. Ci sono in effetti già alcuni Stati, non moltissimi, ma ci sono alcuni Stati che hanno una legislazione adeguata, tra cui anche alcuni Stati europei. La Germania, non so se avete sentito un po' di tempo fa che la Germania è stato arrestato un presunto criminale di guerra siriano mentre stava facendo la spesa in un supermercato tedesco, perché è stato visto nello stesso supermercato da una delle sue vittime, cioè da un altro siriano rifugiatosi in Germania, che lo ha riconosciuto come autore delle gravi violazioni in Siria. E la Germania appunto è uno Stato che ha una legislazione che consente, forse non a caso, di esercitare una giurisdizione penale universale nei confronti degli autori di crimini internazionali commessi anche all'estero o anche da cittadini stranieri. L'Italia però non è tra questi e sarebbe forse il caso che il nostro Parlamento si interrogasse sull'opportunità di adottare un'adeguata legislazione nazionale in questa materia. Grazie della vostra attenzione. Adesso chiamiamo a intervenire il professor Melloni, che è professore ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena in Reggio Emilia e segretario della Fondazione per le Scienze Religiose. È titolare della cattedra UNESCO sul pluralismo religioso e la pace dell'Università di Bologna, accademico dell'INCEI dal 2017. È coordinatore dell'infrastruttura di ricerca europea per le scienze religiose Residence, coordinando 12 partner scientifici internazionali. Lascio la parola. Grazie, ringrazio anch'io, come ha fatto all'inizio la direttrice, gli studenti per aver proposto questa lezione. Mi sembra che fosse molto utile, spero che sia stato necessario e spero che questo bagno in presenza, a me non capitava tanto tempo di vedere tante facce, tante teste e tanti capelli tutti una volta, non sul video, possa essere servita perlomeno a confondervi un poco le idee più semplici, che sono quelle che vengono normalmente diffuse in questi contesti. La guerra, come diceva Pasolini, non mi è mai sembrata così orribile ed è sempre così quando la guerra arriva un po' vicino, finché rimane prudentemente rintanata nel Tigray, poco cale. Quando si svolge nello Yemen, al riparo delle telecamere, la cosa appare meno rilevante. Questa volta invece è arrivata prepotente e forte, ed è arrivata ricordandoci una cosa che si tende un pochino a sottovalutare, che è una guerra che è arrivata in un contesto in cui le armi atomiche sono tutte armate, pronte e presenti. Questa non è ancora una guerra atomica, voglia il cielo che non lo diventi, ma è una guerra nella quale la forza atomica si è ripresentata ancora una volta sulla scena. Qualcuno di voi ricorderà quel video di Bill Gates che fa un TED, in cui racconta che quando lui era piccolo la cosa che si temeva era la bomba atomica, fa vedere il fungo della bomba atomica con grande slancio di fantasia, e poi dice la cosa che lo poteva adesso invece sarà questo, e fa vedere un virus, un SARS virus, di quelli con le testoline rosse come quello che abbiamo preso in tanti in questi 2 anni. Beh, c'era un po' di ingenuità in quella cosa di Bill Gates, come tutti i programmi Microsoft, anche quello non funzionava benissimo, perché non era mica detto che bastasse che arrivasse il virus per cancellare il fungino atomico, Non c'era mica scritto da nessuna parte, e difatti lì siamo. Trovarci in un contesto nel quale la guerra atomica ridiventa pronunciabile, perché fino adesso era stata impronunciabile, e vuol dire trovarci su un crinale.
e me ne sono segnati una decina, questi crinali, che vorrei sottoporre cercando di dire che bisogna stare attenti in questi crinali qua a non pensare che tutto il bianco sia da una parte e tutto il nero sia dall'altra. Se c'è una cosa che si dovrebbe imparare nelle scuole e nelle università è il senso della complessità, il senso delle sfumature. Allora, primo crinale sul quale siamo tutti quanti, il crinale fa l'impensabile e il prevedibile. Da un lato c'è tutta una serie di persone stupidissime che sia capitato quello che nessuno avrebbe mai detto. Cristina Stöckel, Mara Napolitano, vanno spiegato con dovizie di particolari che non era proprio imprevedibile. Non era proprio imprevedibile. Non è che la guerra sia successa perché Vladimir Putin ha battuto la testa o è diventato matto, o stare tanto al potere dà alla testa, i nostri politici basta anche molto meno dei tempi suoi, e lì la cosa è successo quello che non ci si aspettava. C'è qualche cosa di prevedibile, di maturare questa cultura del conflitto, di questa cultura della guerra, della quale ancora una volta il pepe del religioso è stato grattato sui nazionalismi, producendo un impasto che, come sempre, è un impasto devastante. E dall'altro c'è stato qualche cosa di impensabile. Andate a cercare sul giornale, il 28 di gennaio, il presidente dell'Ucraina, Zelensky, che dice basta allarmismi. Basta allarmismi. Prima ritornava così, basta allarmismi. Danneggiano gli investimenti in Ucraina. Bravo. Che dice che non era che saremmo solo noi da lontano che non ci mangiavamo niente, ma anche chi era dentro una guerra che aveva già fatto, lo ricordo per tutti, 14.000 morti la guerra in Donbass, di cui nessuno si è particolarmente preoccupato o accorto. 14.000 in tutta la divisione non conta. Nel crinale fra l'impensabile e il prevedibile, e si vede molto bene come sia successa una cosa di cui siamo tutti quanti vittime, di cui credo che chi di voi oggi ha affrontato il virus, la mascherina e adesso l'ipoglicemia si è fatto carico, e ci rendiamo tutti conto che siamo dentro una propaganda di guerra classica, gigantesca, nella quale abbiamo guerra fondai in pantofole, che da Twitter raccomandano di armiamoci e partite, anzi armatevi e partite, che è ancora più semplice della famosa battuta, e dall'altro un tentativo di trovare delle spiegazioni che hanno dentro il saporino della giustificazione e della codardia. Seconda questione della quale siamo su un crinale. Da una parte del crinale c'è l'idea che quello che sta accadendo appartiene, lo diceva una frase del generale Cucchi, a dei processi degenerativi. Allora, noi siamo dei professori di studio, del generale Cucchi è stato il capo dei segreti, una grande figura del panorama militare, è un uomo di un'altissima competenza e conoscenza di questo tipo di cose. E il generale dice: ci sono stati dei processi degenerativi che abbiamo sottovalutato. Pensando di accontentarci del fatto che un gruppo di oligarchi straricchi, depredando i propri paesi, venisse a fare investimenti qua, è stato considerato una cosa accettabile e che ci ha fatto trascurare non tanto quelle differenze di carattere culturale, le culture wars che studia Cristina Stöckel, ma proprio i processi degenerativi del potere interno che c'erano nel sistema. E dall'altro, rispetto ai processi degenerativi, ci sono dei processi invece macroscopici, meccanici. Il professor Prodi ha detto una frase che mi è rimasta impressa, non la dimenticherò mai: la Cina cresce di una Russia all'anno. Dal punto di vista economico, la crescita cinese, non di volume totale, non se ne parla neanche, ma la sola crescita della Cina vale l'intero prodotto interno lordo della Russia. E questi non erano processi esercitivi, questi erano dati.
erano dati che bisognava leggere, riuscendo a capire, forse andava fatta in Cornovaglia al G7 dell'anno scorso o al G20, riuscendo a capire che questa idea che ci sono alcuni buoni fautori dei diritti umani e poi tutti gli altri sono tutti cattivi uguali perché ciascuno fa le sue cose che non vanno bene, non era un modo intelligente di leggere la situazione. Siamo dentro un canale propagandistico nel quale, come al solito, le parole sono estremamente importanti. Il professor Gioia sottolineava giustamente il fatto che le Nazioni Unite, in un'assemblea generale convocata in seduta straordinaria per evitare che si potesse applicare il diritto di veto, cosa che è stata fatta, lui si ricorderà tutte, ma è stata fatta, io mi ricordo quella della Corea, non è mai stata fatta molte altre volte, ha usato la parola aggressione. E che quella della Russia all'Ucraina sia un'aggressione, non ci piove, non è una questione in discussione. Però, come avete sentito questa mattina, capire i meccanismi con cui si giustifica l'aggressione, i meccanismi con cui nasce una propaganda che non è solo la retorica di guerra che vediamo noi, quella che divide il bianco e il nero, il buono e i cattivi, ma la retorica serve a creare consenso attorno alla guerra e che rende difficile il dissenso, che pure c'è ed è molto coraggioso, il dissenso oggi in Russia, è un'altra teoria che abbiamo. E l'altro crinale su cui siamo è un crinale classico, è un crinale che riguarda l'identificazione fra i popoli e i governanti. Avrete forse seguito questo episodio capitato in un altro ateneo italiano, alla Bicocca, dove a un certo punto si era deciso di sopprimere, di far tacere un corso su Dostoevskij di Paolo Nori, con l'idea che in questo modo si faceva un atto di protesta, di cui non scrivono bene le vittime, ma insomma si faceva un atto di protesta. Segno di una cosa che sta attraversando le nostre società. Guardate che oggi in Europa una delle categorie più sfortunate che ci siano sono gli studenti russi, perché il bancomat non gli funziona più. Forse neanche quello ucraino gli funziona, messo che ce li abbiano, però se io sono uno studente ucraino e vado alla COP e dico sono uno studente ucraino, il bancomat mi funziona, vorrei un po' l'arrosto, probabilmente me lo danno. Probabilmente qualcuno mi aiuta, qualcuno mi soccorre. Ma se io sono uno studente russo, e casomai sono un feroce antiputiniano, io qui devo stare zitto, buono, buono, non farmi notare tanto, perché piglierò delle sberle, perché uno pensa che dare delle sberle a un russo sia come darle a Putin, con questa sorta di proiezione dello zar sul popolo che non c'è. E dall'altro c'è la difficoltà di trovare le misure appropriate su quello che si deve fare, cioè fare in modo che ci siano delle sanzioni che, un po' come tutte le sanzioni, colpiranno prima la povera gente che gli oligarchi, però che siano sanzioni che possono avere una efficacia. A me fa un po' tenerezza vedere con quanto entusiasmo noi sottolineiamo che abbiamo sequestrato gli yacht da super miliardari che costano trilioni di dollari agli oligarchi, quali secondo me c'hanno già un altro in cantiere più nuovo, ne approfitto per cambiare macchina, faranno lo yacht elettrico, perché il sistema di produzione nel quale si sono accumulate queste ricchezze è un sistema di produzione che ha un controllo che in altre parti del mondo si chiamerebbe mafioso e che lì invece ha un'altra cosa. Altro crinale su cui siamo, un crinale per ora abbastanza silenzioso, ma non così silenzioso, è il crinale fra l'interventismo e il neutralismo. Crinale storico della nostra vicenda nazionale. Chi di voi di Reggio, se va davanti al teatro Ariosto sulla destra, ci sono due pietre di inciampo che vengono usate in maniera un po' razzina, e due pietre di inciampo che ricordano i morti che presero le fucilate per protestare contro l'ingresso in guerra dell'Italia nel 14 e 15. E noi abbiamo un interventismo appunto pantofolaio, no? Quello che dice bisogna reagire, bisogna fare la guerra, che arriva come sempre capita sui grandi giornali con delle cose inaspettate. Voi forse non leggete frequentemente Fubini, uno dei vice direttori del Corriere della Sera, persona documentata,
molto seria, di opinioni moderate, posate, il quale ha scritto che noi, insomma, siamo un po' impigriti perché non siamo più disposti a mandare i nostri figli a morire in guerra, che invece delle volte bisogna poi anche farlo. Allora, questo è chiaramente il tamburo dell'interventismo che suona, e dall'altra parte però c'è un neutralismo che è quello che oggi si vede praticato in modo molto millimetrico dall'Alleanza Atlantica, che prima ha spinto per portare dentro all'Alleanza i paesi dell'Est Europa che volevano farne parte. Poi ha fatto credere, o ha spinto, non lo so, all'Ucraina che il suo destino sarebbe stato essere nella NATO, dunque sotto un ombrello atomico super protetto, e adesso dice che noi non faremo la no-fly zone in Ucraina perché non si vuole andare verso un'escalation. Il che è giusto, però continua a dire che il crinale è un crinale in cui la difficoltà è tenere insieme le complessità, non fare la scelta giusta fra i due versi. Sesto passo del crinale. Come si esce dalla guerra? Il professor Giorgi ci ha spiegato che ci sarebbe un modo molto semplice di uscire: si manda la Guardia di Finanza al Cremlino, si dice al presidente Putin, la prego di seguirmi, lui sale su una gazzella della Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza con le sirene spiegate arriva fino all'Aia e lo processiamo. Un'idea bellissima, facile. Peccato che sia difficile mandare la Guardia di Finanza, che lui esca, che accetti, che salga a fare la gazzella, una serie di provini non picchi. Però, occhio che questa logica per cui si portano i crimini di guerra davanti alle corti internazionali, che sottolinea il professor Gioia, è una cosa che gli stati possono fare, non debbono fare. Vuol dire immaginare un mondo nel quale c'è una fiducia in un'erogazione di giustizia che alla fine rimarrà, proprio quando si esercita, sproporzionata rispetto all'irreparabile. Qualcuno di voi ricorderà la strage di Srebrenica. E se avete un'ora di tempo e qualche giga, guardate il film di un documentarista napoletano, di cui non mi ricordo il nome, ma il film si chiama In utero Srebrenica, dove racconta la strage di Srebrenica con gli occhi delle madri che vanno a cercare le ossa nei boschi. Noi abbiamo punita quelli che hanno fatto questo tipo di crimini contro l'umanità, li abbiamo con delle pene apparentemente severe, che rimangono infantilmente sproporzionate rispetto alle dimensioni del crimine. Dall'altro noi speriamo, con le sanzioni economiche, che qualcuno degli oligarchi, particolarmente affezionato allo yacht della nonna, faccia il golpe contro Vladimir Putin. Cosa che forse è possibile, forse è plausibile, forse lo sa, peccato che non ci sia il generale Cucchi, però lui forse è più in grado di molti di noi, o meno di me, di dirlo. Però è un altro tipo di cosa nella quale noi stiamo cercando di camminare dentro l'informazione e dentro le cose che ci stanno capitando, tenendo insieme queste due cose. Siamo sul crinale fra lo spezzeremo le reni della Russia e non vorrei rimanere senza gas per la pasta asciutta. Due obiettivi un po' diversi, uno più mussoliniano, l'altro un pochino più Alberto Sordi, che però sono le due cose nelle quali si va dividendo un'opinione pubblica, come in tutte le guerre, si spalma su degli alternativi. In questo vediamo meno quelle che sono delle cose non particolarmente trascurabili. L'annuncio del riarmo della Germania in occasione dell'invasione dell'Ucraina, dell'aggressione all'Ucraina, è una notizia che è tutta diversa rispetto all'aggressione all'Ucraina, per carità, non ha niente a che vedere con quella, ma non è una notizia di poco conto. Il fatto che l'Unione Europea, che non è mai riuscita a stabilire una politica comune di difesa, oggi si trovi ad avere non più due, ma una sola potenza nucleare, che è la Francia, e un'altra cosa che non è priva di trascurabili conseguenze per noi, e che ci porta, era la fine del discorso del generale Cucchi, all'idea che noi abbiamo fatto tre dopoguerra: il dopoguerra del 14-18, il dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, il dopoguerra della Guerra Fredda, con una certa sprovvedutezza intellettuale.
senza renderci conto, in modi diversi, che farsi carico dello sconfitto è una cosa necessaria al benessere del vincitore, perché se non essere vincitore rischia di essere poi compromesso dagli errori che vengono fatti, e lì ancora noi siamo. Stato ci ha detto da Barrera Napolitano, da professor Stöckel, e c'è un aspetto che a me colpisce molto: questa guerra è iniziata prima nelle chiese che sui campi di battaglia, prima con l'incenso che con i missili. È incominciata dal 1595, ironia della sorte, a Brest, perché poi la storia delle sue piccole ironie, dentro, con una spaccatura del mondo chievano che si era già vista nel secolo XI, che poi tornerà con la riconquista moscovita, con il tentativo di far valere un'identificazione fra nazione e popolo molto pericolosa, e dall'altro è una guerra nel quale, al netto di tutte quelle che sono le componenti religiose tutt'altro che trascurabili, ripeto in questo, al netto delle componenti religiose, noi vediamo un grande cambiamento di paradigma del mondo del dopoguerra fredda, che è quello nel quale gli stati diventano meno importanti e tornano gli imperi e le tribù. E la fiducia che ciascuno ha è la fiducia o nel proprio impero o nella propria tribù. La cosa per cui sarebbe disposto a combattere il proprio impero e la propria tribù, e l'identificazione con gli stati tende molto ad essere attenuata. Siamo in un contesto nel quale è difficile capire, lo diceva all'inizio Veronica Cannone, e c'è un nome adatto alla giornata, e il problema è cosa si fa. Allora, alcune cose sono state per lungo tempo deprecate e poi quando non venivano sono state rimpiante, no? Saranno usciti 544 articoli più o meno dal titolo "Dove sono i pacifisti?" Dove sono i pacifisti? Quelli che hanno fatto tanto per tante cose e poi non sono arrivati stavolta. Sono state sventolate le bandiere della pace, sono state sventolate le bandiere dell'Ucraina, giustamente, perché è un popolo aggredito, ma è uno Stato e un governo che non è stato, dire, neutrale, e non c'è stato il dialogo fra i due Stati sempre fatto di lepidezze. E dall'altro c'è il problema di come fare a reagire con quello che è il sistema delle sanzioni. Il sistema delle sanzioni è un sistema che è stato collaudato, tentato, per sostituire l'intervento militare. Gli effetti non sono stati mai particolarmente efficaci, e adesso fra le sanzioni di cui si discute sono anche le sanzioni accademiche. La Germania, per esempio, la Danimarca, l'Estonia e la Finlandia, no, l'Estonia e la Lituania, hanno interrotto tutti i programmi accademici di collaborazione con le istituzioni accademiche russe. Anche l'Austria. Il nostro ministro, Maria Cristina Messa, dice invece noi dobbiamo tenere aperta la cooperazione scientifica perché rappresenta l'unico flebile canale di pace. E non è una scelta facile. Io faccio parte del gruppo di advisor europei, abbiamo proposto alla Commissione di sospendere l'accesso agli studiosi russi alle banche dati dell'open access europeo. Perché, come è ovvio, come sempre è stato, anche in questo caso è evidente che nella guerra c'è un grande impiego di scienza. La scienza non è mai, nessuna scienza è neutrale, la scienza non è mai neutrale, meno questa volta la scienza è neutrale, è dentro le cose, e molto calcolo balistico, così via, ha a che fare con la nostra idea europea di Horizon, dell'accesso libero a tutte quante le cose. Cercando di fare in modo che ci siano gesti che possano rappresentare tre voci e non una monofonia. Perché credo che ci sia un dovere evidente e chiaro a tutti quanti, quello di solidarizzare in tutti i modi possibili con una popolazione, quella dell'Ucraina in questo momento, come dicevano Lucia e Veronica all'inizio, che si trova in una condizione di stretta terribile, con una quantità di vittime
di cui quantitativamente non sappiamo ancora granché, ma come dice il Talmud, chi perde una vita perde il mondo intero, che sarà una vita salva il mondo intero. E però dobbiamo solidarizzare anche con quelli che in Russia dicono oggi no alla guerra, che non sono tanti, ma sono eroi con una E molto maiuscola, perché non è un luogo dove è facile prendere una posizione di questo genere. In quello ci sono degli studiosi, degli artisti, degli scienziati, e quindi fare in modo che non ci sia mai soppressione della voce del popolo, degli artisti, degli scienziati, ma una presa di distanza rispetto alle istituzioni che rappresentano le autorità governative. E la terza cosa, quella di riuscire a dire in maniera molto chiara che se anche avevamo gli occhi chiusi dal 2014 fino ad oggi, la natura imperialistica della politica che si manifesta in questa invasione dell'Ucraina, nella battaglia di Kiev, nella battaglia di Kherson, nelle battaglie che stanno combattendo dentro tessuti urbani normali, non sono urbani particolari, dentro questi tessuti urbani, sono una cosa rispetto alla quale vogliamo prendere le distanze. E finisco con una citazione che è più classica, se di così non si può. Immagino che tutti i classichini presenti ricordino Tucidide, libro quinto, capitolo 96, il dialogo degli ateniesi con i Meli. Quando Atene vuole andarsi a prendere questo, non era proprio, l'Ucraina non è esattamente come l'isola di Melos, ma c'è un punto in quel dialogo in cui gli ateniesi dicono che la forza ha dei diritti che non possono essere trascurati, in cui i Meli dicono: ma perché non potremmo, anziché diventare vostri schiavi, semplicemente rimanere amici? Gli ateniesi rispondono: perché il vostro odio è la prova della nostra potenza. Allora, disarmare la questione dell'odio è una cosa nella quale tutte le componenti di una società, le componenti religiose, le fedi cristiane, le chiese, le culture politiche, la diplomazia, le culture militari, di strategia militare, la conoscenza del diritto, sono quella cosa nella quale si può cercare di spezzare quell'idea che l'odio sia la prova della potenza. L'odio è la prova della potenza, ma c'è una legittimità dei poteri, quella cosa che chiamiamo costituzioni, che può essere affermata non dalla paura, ma da qualche cosa di diverso. Grazie. Adesso vorremmo dedicare questo ultimo tempo che ci rimane insieme alle domande, per cui se qualcuno di voi ha delle domande da fare ai nostri ospiti, tranquillamente alzate la mano e noi passeremo a raccogliere le vostre domande. Ci avete fatto vedere la dimensione religiosa di questo conflitto, che ho come l'impressione che noi spesso ignoriamo, non è proprio una dimensione che non riusciamo quasi a comprendere, ma in realtà è fondamentale in un certo senso per capire quello che sta succedendo oggi. E la mia domanda è,
più che altro rivolta al ruolo del cattolicesimo in Est Europa e in Russia, o meglio ancora del Vaticano. Possiamo dire che sin da secoli ormai il Vaticano ha visto i territori russi, o più che altro ortodossi, come un possibile luogo di espansione o di evangelizzazione o di cattolicizzazione, e in un certo senso l'allineamento con la Polonia e con gli uniati ucraini erano due alternative, due vie per portare avanti questa strategia. Strategia che ha visto i punti più alti durante la Prima Guerra Mondiale e durante la Rivoluzione in Russia, con la sospensione dell'ortodossia come religione di Stato. E durante gli anni Ottanta con Solidarność e così via. Oggi dunque che ruolo ha il Vaticano di Francesco? È un Vaticano molto diverso da quello che abbiamo visto in passato, un Vaticano che non è più arroccato in Europa, ma si estende a tutto il globo. È un Vaticano che cerca di parlare di più con altre religioni, soprattutto con gli ortodossi, abbiamo visto, almeno da quel che mi è parso. Oggi dunque che ruolo ha il Vaticano nel mediare, se si vuole, o nel risolvere, o forse chissà, nell'alimentare questo conflitto di oggi? Grazie. Allora, grazie per questa domanda. In realtà in questi ultimi anni il Vaticano non è interferito in questo conflitto. Certo, il Vaticano e la Chiesa Cattolica mantiene contatti con le Chiese Ortodosse, con contatti di natura ecumenica. I rapporti tra la Chiesa Ortodossa Russa e il Vaticano erano meglio col Papa precedente che non lo siano col Papa attuale. Negli ultimi anni i contatti sono non molto stretti, direi, e in questo conflitto della formazione di una nuova entità ecclesiastica, quale la Chiesa Ortodossa Russa del Patriarcato Ecumenico, il Vaticano è rimasto alle sponde, perché non è della sua competenza, semplicemente. Perciò io ritengo che è stato un gesto molto, molto chiaro quello che nel primo giorno di giovedì Papa Francesco si è recato all'ambasciata russa a Roma. Questo è, da come l'ho osservato io, l'unico, adesso... segno forte che c'è stato. Ieri il Consiglio Ecumenico dei Vescovi Europei ha fatto un'altra dichiarazione. Certo, adesso la Chiesa ha fatto dichiarazioni di chiesto la pace. Allora, lei ha iniziato il suo intervento con, in qualche modo, mi pare di aver capito che ha suggerito che il Vaticano ha visto sempre questi territori nell'est come territorio di potenziale espansione. Allora, io penso questo appartiene a una storia ormai molto, molto passata e non è più dentro il quadro delle conflitti attuali. Grazie. Allora, abbiamo una domanda da uno studente online, in cui che avrebbe voluto porgere al generale Cucchi, ma che non essendo il generale Cucchi presente, rivolge agli ospiti comunque presenti. E chiede: l'invasione di Putin in Ucraina potrebbe essere la conseguenza della politica espansionistica della NATO a est degli ultimi decenni? Data l'occupazione della NATO di Lettonia, Lituania, Polonia e Romania e quasi tutti i paesi confinanti con la Russia, forse Putin si sente minacciato da un'eventuale adesione dell'Ucraina nella NATO, in quanto permetterebbe a quest'ultima di costruire basi militari a circa 500 km da Mosca. Se Putin mettesse delle basi militari per esempio in Texas o in America Latina, non credo che gli USA sarebbero contenti. Ovviamente questo non giustifica assolutamente la guerra in Ucraina, di cui si sta parlando in questi giorni, però fa un po' riflettere sulla mania della NATO di voler inglobare tutti i paesi, soprattutto orientali, anche magari l'Ucraina, che è sempre stato un paese cuscinetto. È un punto delicato, data la storia che gli USA e Russia hanno avuto fino agli anni 2000.
Io in realtà sto pensando forse il professore Gioia vorrebbe iniziare a rispondere qui. Ma io non sono un politologo, per cui è un po' difficile per me esprimere un'opinione che valga più di quella che è la mia opinione, non è l'opinione di un esperto di politica internazionale. Quello che posso dire io è solo questo. Primo, la NATO è un'alleanza difensiva, non è un'alleanza aggressiva. Secondo, non mi sembra un po' difficile dire che la NATO ha fatto di tutto per inglobare questi paesi. In realtà sono stati loro che non vedevano l'ora di entrare nella NATO, perché evidentemente non si fidavano più di tanto di quello che era il loro referente all'epoca del patto di Varsavia, insomma. Sono stati loro, io credo che fossero molto più entusiasti di entrare nella NATO, ancor più che non nell'Unione Europea, ecco. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire, perché appunto io non sono... Poi sono d'accordo con quelli che dicono, mi sembra che il generale lo abbia detto nel suo intervento scritto, che dal punto di vista politico probabilmente noi avremmo potuto fare qualcosa di più per evitare questa frustrazione russa che poi si è tradotta in un atto di aggressione. Ecco, però dare la colpa alla NATO mi sembra un po' eccessivo, appunto perché se uno Stato vuole entrare nella NATO, non è che la NATO gli può dire no, perché noi non vogliamo fare sgarbi a Putin. Se vogliono entrare nella NATO, evidentemente perché vogliono essere difesi in caso di aggressione. Questo è. Grazie. Noi avremo una domanda sempre per il professor Gioia. E innanzitutto sappiamo che l'articolo 11 della Costituzione italiana è un articolo in cui si prevede il ripudio nei confronti della guerra, e proprio rispetto a questo articolo vorremmo avere la sua opinione rispetto a quanto ultimamente deciso sia dall'Italia che dall'Unione Europea per quanto riguarda gli armamenti, sia nei confronti dell'Europa stessa sia nei confronti dell'Ucraina. E noi sappiamo che da un punto di vista occidentale lo stesso Biden ha parlato di sanzioni, ha detto le sanzioni è una terza guerra mondiale, per cui tutti noi stiamo andando, cioè tutti noi come Occidente uniti stiamo andando verso questo tipo di realtà, quindi verso un tipo di realtà che riguarda appunto le sanzioni. Rispetto invece alla volontà dell'Europa, che in un certo qual senso io credo sia più presente della NATO, specialmente in termini militari, appunto nell'armare l'Ucraina, come può essere giustificata questa scelta proprio ecco in ottemperanza dell'articolo 11 della Costituzione italiana? Non può essere visto in un qualche modo come qualcosa che va contro l'articolo stesso? Dunque, mi fate domande che non dovrebbero essere rivolte a me, nel senso che non sono né un politologo né un costituzionalista. Dopodiché, siccome sono l'unico giurista in questa sala, appunto cercherò di rispondere a questa domanda, che però appunto non è, non rientra nel mio ramo di expertise diretto. Ecco, io vorrei far notare che l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi l'Italia non ripudia la guerra a titolo di legittima difesa, e quindi se noi vogliamo, non è che ripudia la guerra tout court, ripudia la guerra come mezzo di offesa e risoluzione delle controversie internazionali. Però il diritto internazionale ci dice che c'è almeno un caso in cui la guerra o l'uso della forza illecita, che è appunto quello della legittima difesa, ce n'è anche un altro, nel senso che un'azione coercitiva, ivi compresa un'azione che comporti l'uso della forza, può anche essere autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, però appunto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, come forse secondo me anche saggiamente fecero gli Stati nel 1945, non è in grado di svolgere alcuna azione coercitiva contro una grande potenza che ha il diritto di veto. Quindi il ripudio della guerra che c'è nella Costituzione non è generale, è un ripudio della guerra di aggressione. In questo senso vanno anche viste
gli sforzi di difesa e di vendita degli armamenti. Ecco, io oltre questo non mi sento di dire in questa sede. Grazie. Io invece avrei una domanda per le ospiti qui presenti e chiedo, è già stato accennato qualcosa prima, però mi interessava approfondire un pochino di più la questione. La religione può essere un elemento scatenante di conflitti? La religione appoggia o non appoggia le spinte nazionaliste di questi paesi? La religione, come abbiamo visto nella storia, può certamente essere una molla, il fondo da dove nasce violenza. La religione può essere anche il fondo dove nasce una spinta per la pace. Nel senso, le religioni hanno questa capacità di fare tutte e due le cose. E in questo conflitto di cui stiamo parlando oggi, la questione religiosa c'entra. Sì. C'entra perché sono implicato dei leader religiosi a fianco dei leader politici su tutti e due i lati, in realtà per tutte e due cause, per la pace ma anche per in qualche modo istigare la violenza. E lì in realtà vedo anche un grande rischio che ancora si possa inasprire la questione ancora di più. Allora io vorrei dire una cosa però. Questo quadro morale e quasi cosmologico che ho cercato di descrivere, che è a fondo del discorso di Putin, come lui ha giustificato questo intervento, l'Ucraina come terra che appartiene alla Russia, ha uno sfondo storico-religioso, questa necessità di proteggere i fedeli ortodossi che sono minacciati da questa nuova entità ecclesiastica. Allora, questa giustificazione morale, secondo me, è abbastanza lontano da un vissuto di una persona russa, di un cittadino russo ordinario. Secondo me non è convincente per una gran parte della popolazione russa. Infatti si è sopraggiunto adesso questa giustificazione di denazificazione, no? Come lì fosse in atto una colpa fascista a danno della popolazione russa. Questo forse suona un po' più familiare per un orecchio cittadino russo ordinario, perché ha sentito molto della Seconda Guerra Mondiale e della Russia come vincente sul fascismo. Però i soldati russi che ora vanno lì, e abbiamo visto i filmati che incontrano gli ucraini, si rendono conto che questo non sono implicato in una golpe fascista. Infatti è molto commovente seguire anche queste testimonianze che si trovano su Twitter, su video, di conversazioni tra la popolazione delle regioni all'est e i soldati invasori, spesso molto giovani. Parlano tutte e due russo perfettamente, fanno gli stessi scherzi. Nel senso, io penso che questa cosmologia, questa giustificazione morale che Putin ha creato non regge. E la mia speranza in realtà è che non reggerà, che crollerà anche su questa giustificazione veramente fatta smagogica, che ha senso per una generazione che non è la vostra, non è neanche la mia, ma è la generazione sua, sono persone che sono cresciuti e nutriti nella guerra fredda e in un pensiero di c'è un blocco lì e dobbiamo fare uno stato cuscinetto in mezzo. Secondo me la sfida è anche rispondere a questa mentalità che ormai pensavamo fosse superata. Putin sta difendendo l'ortodossia tutto, ma allo stesso tempo permette ai
ceceni che sono di religione musulmana di combattere, di fare quello che vogliono. Cioè, come può giustificare questo intervento dei musulmani nella guerra se sta difendendo una popolazione ucraina? E allo stesso tempo lui bombarda quella popolazione. E dopo volevo dire una cosa, cioè, anche qua non vediamo che cioè, la religione ortodossa, volevo concentrarmi anche sulla etnografia, cioè ci sono molti ucraini che sono dentro lo Stato russo adesso, come la regione di Rostov, che fino alla fine del Novecento 47% della popolazione parlava ucraino e che dopo è stata russificata durante l'Unione Sovietica, la russificazione di tutti gli altri paesi. E nel Donbass la gente è stata convertita al russo, alla cultura russa, ma in realtà quelli erano ucraini che nei secoli sono stati convertiti. Perché io sono ucraino, quindi volevo dare questo contributo. Sì, ringrazio io, devo anche dire lei ha ragione, nel senso, soprattutto sulla lingua ucraina, la lingua ucraina è stato marginato molto nel periodo sovietico, dove poi la lingua dominante è diventato il russo. Allora, le leggi che lo Stato ucraino ha fatto a partire dal 2014, che sono stati interpretati come una violazione dei diritti dei russofoni, no? Perché l'ucraino è diventato russa lingua amministrativa, per esempio, no? Sono state delle misure, in qualche modo contramisure a un processo che è avvenuto nel secolo passato di anche ridurre questa lingua. Allora, sulla cosa dei ceceni è vero, nel senso che abbiamo appreso, anche io l'ho appreso dai media, che Kadyrov ha mandato delle truppe cecene a combattere a fianco dell'esercito russo. Questo è dentro un accordo di assistenza militare. Vi ricordate che solo intorno a Natale la Russia è intervenuta in Kazakhstan, sempre a base di questi accordi presi. Il Kazakhstan, interessantemente, ha detto che non parteciperà a questo conflitto in Ucraina. Sì, è difficile. Lo posso ringrazio anche per il suo contributo. Poi molto brevemente questo rientra in quello che si diceva all'inizio, ossia nel fatto che tutta questa narrazione permette di spiegare, comunque di comprendere meglio determinati riferimenti che troviamo nell'intervento di Putin o nell'intervento del patriarca, ma poi in quella che è la realtà dei russi, degli ucraini e anche delle relazioni tra i popoli è... Cioè, ci incontriamo una realtà diversa che appunto non è lontana da questa narrazione. Io avrei una domanda di portata generale a cui non so se gli ospiti di oggi ovviamente potranno rispondere, però quello che io mi sono chiesta in questi giorni, credo che poi sia opinione comune, comunque una riflessione comune, se noi ci ricordiamo, nei mesi passati, nelle settimane scorse, addirittura Putin prendeva quasi in giro l'intelligenza americana, no? Che aveva previsto l'aggressione dell'Ucraina. Putin stesso, insomma, aveva detto se l'intelligenza magari mi può riferire a che ora, no? Quasi come per prendere in giro l'intelligenza americana. Lei stessa, Cristina, ci ha detto che effettivamente non era prevedibile nel panorama europeo, ma neanche russo, che Putin avrebbe effettivamente potuto attaccare l'Ucraina e per tanto tempo l'ha negato. Quello che io vorrei chiederle, ma come opinione personale ovviamente, perché la verità la scopriremo soltanto nel futuro, come ogni volta accade nelle guerre, c'è stato un cambiamento di rotta di Putin oppure le sue intenzioni erano quelle di attaccare l'Ucraina fin dall'inizio? Inoltre, quello che credo noi tutti ci stiamo chiedendo, le sue intenzioni sono soltanto appunto di rivendicazione, no? Nei confronti di un popolo che secondo Putin stesso appartiene alla sua cultura, oppure lui ha una mira espansionistica diversa che non riguarda solo l'Ucraina ma anche altri paesi?
È molto difficile rispondere a questa domanda perché non siamo dentro la testa di Putin e non mi sono mai pensato di cremlinologa a capire le strade del potere russo. Allora, io penso però, in qualche modo è vero che questo discorso di lunedì è stato una svolta, perché fino a lunedì Putin sembrava di ragionare tutto sommato in un quadro geopolitico di garanzie di sicurezza, di necessità di tenere certi armamenti lontano, e per questo ci voleva un distacco territoriale. Allora questi paesi cuscinetto neutri, come la Finlandia, come la Svezia, come l'Austria, una volta durante la guerra. Allora, tutto sommato, e anche penso su questo piano l'Occidente ha ragionato con lui. Vi ricordate, si sono scambiate delle reciproche lettere, noi vogliamo quello, noi possiamo offrire quell'altro. Eravamo in un quadro geopolitico di negoziamenti strategici internazionali. Il discorso di lunedì, che era proprio di natura storico-morale e anche religioso, ha in qualche modo ribaltato questo quadro, perché non parlava più della necessità di avere una Ucraina, diciamo, neutra, demilitarizzata. Ha detto che l'Ucraina non doveva esistere. È molto difficile collocare questo discorso nei negoziamenti che sono avvenuti prima. Ora, come ho spiegato prima, che non ci siano già state queste idee, ed è evidente che il fondo ideologico c'era già. Questo fondo ideologico è venuto a galla a diventare proprio quasi, sembra causa scatenante di una guerra, è molto difficile da comprendere. Non lo so se ho risposto alla sua domanda. Siamo in conclusione perché l'incontro doveva concludersi intorno alle 13, per cui per rispetto anche dei nostri ospiti chiederemmo di fare proprio le ultime domande. Ho sbagliato lato. Salve, allora, volevo chiedere una domanda più tema economico, però è rivolta a tutti gli esperti. Un cittadino russo che vede i punti in bianco, magari disinteressato alla faccenda, che vede tutti i propri risparmi quasi dimezzati o completamente azzerati sul piano internazionale, a quale ente può dare più la colpa? Perché da un lato potrebbe darla alle scelte del proprio leader, quindi di Putin, ma dall'altra potrebbe anche rivolgersi contro le autorità occidentali e statunitensi che hanno deciso di sanzionarlo. E questo magari odio, questa avversione verso le autorità occidentali e monetarie potrebbe rivelarsi in un aiuto all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia, utilizzando anche come motivazioni. Per esempio, vedete, gli stati occidentali ci stanno sanzionando, ci stanno venendo incontro, noi dobbiamo agire e dobbiamo anche agire contro questi paesi occidentali per la nostra salvaguardia anche monetaria e finanziaria. Grazie. Io penso che quello che lei dice è vero ed è molto probabile che questo succederà, e io non escluderei che entra anche nei piani perché questa aggressione è avvenuto. Era chiaro che le sanzioni sarebbero arrivate e che Putin in qualche modo riesce a stringere ancora di più questo cerchio di repressione intorno alla società russa, che a quel punto però diventa quasi un consenso di repressione. Ha esternalizzato in qualche modo la causa della repressione. E questo è molto drammatico per chi dentro la Russia lo pensa diversamente. E forse ha letto che stamattina la Duma, il Parlamento russo, ha approvato una legge che punisce con 15 anni di reclusione la diffusione di notizie false sull'operazione speciale. Già chiamarla guerra è una notizia falsa.
Abbiamo visto quante persone sono state arrestate negli ultimi giorni. Le persone che voi avete visto arrestati sono probabilmente stati arrestati per 24 ore e poi hanno avuto una multa e sono tornati a casa. Ora questa nuova legge approvata in una lettura, in una mattinata, cambia di nuovo il quadro. Diventerà appunto una repressione più totale e per la causa che dice lei, anche una internalizzata. Va bene, direi che gli interventi sono stati più che esaustivi. Ringraziamo tantissimo ancora gli ospiti per il contributo speciale che hanno dato a questo evento. Ringraziamo ancora una volta la direttrice di dipartimento Anna Maria Contini per averci permesso di organizzarlo. E grazie a voi che siete venuti ad ascoltare questi contributi preziosi. Un saluto a tutti.